Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Media Web Le Ali del Bruco. Ci avevamo visto giusto tempo fa quando non abbiamo voluto abbandonare, anzi abbiamo implementato le nostre funzionalità con il canale Telegram delle Ali del Bruco, perché come avete visto, insomma, ormai siamo entrati nel cuore e nelle menti dei nostri amici del canale della piattaforma di YouTube. E la prima cosa che gli risuona non troppo in linea con quello che loro modo di pensare, insomma, si fanno subito avanti, ritenendo inappropriati i nostri contenuti. Insomma, l'avete visto, vi ho reso partecipi tramite quasi una diretta questa mattina, dove vi ho fatto leggere quello che era arrivata, la notifica che era arrivato, il secondo avviso. Naturalmente dobbiamo collezionare il terzo entro 90 giorni, ma questo difficilmente glielo faremo fare, anche perché, come avete potuto seguire al canale Telegram, abbiamo aperto un secondo canale, il Bruco ha messo le ali, e a questo punto diventa difficile, perché noi opereremo ormai fino a fine settembre su questo, con le dirette su questo secondo canale. Le lasceremo il tempo necessario, 10-15 giorni, quello che sarà. Poi, se non riceviamo avvisi di garanzia, diciamo così, trasporteremo le live a quel punto pulite, sicure, sul nostro primo canale e lì potrete vedere i contenuti. Naturalmente, sia il primo che il secondo canale rimarranno attivi, anche il canale Telegram. Adesso veramente abbiamo un pacchetto, un'offerta variegata. Voglio vedere come fanno a questo punto. E se del caso apriamo anche il canale Rumble, come molti di voi ci stanno indicando e ci stanno suggerendo. Ma noi, siccome siamo capatosta, vogliamo insomma mantenere questo bellissimo dialogo d'amore tra noi e la piattaforma di YouTube. Detto questo, andiamo alla puntata di questa sera, in compagnia del nostro ospite, che a questo punto si è un attimo allontanato, ma sta per arrivare. Eccolo qua. Lui si chiama Piero Maravalli e sono curiosissimo di capire come è finito dentro una storia assolutamente accattivante. Allora, Piero, ciao, buonasera e grazie di aver accettato il nostro invito. Diciamolo subito, Piero, noi ci siamo conosciuti in Calabria quando sei venuto ad una conferenza di Barbara Banco. Non c'è stato modo affinché io potessi seguire la tua relazione sull'argomento, ma mi era stato indicato e detto da tutti: devi assolutamente ascoltare quanto ha da raccontare questo signore. Così, siccome, come dire, abbiamo la possibilità di avere un canale tutto nostro, almeno per il momento, ho detto io: va bene, scambiamoci i contatti alla prima occasione utile, ci racconterai il tuo percorso, la tua esperienza. Siamo tutte orecchi. A questo punto a te la parola per capire come sei finito dentro la storia che ha caratterizzato le scoperte, la ricerca di Ettore Majorana su quella che è questa macchina misteriosa, ma soprattutto come hai conosciuto Pelizza, e che è poi il costruttore, come dire, la persona che ha realizzato materialmente questo dispositivo. A te, Piero. Precisiamo, Perizza è l'unico allievo e l'unico collaboratore di Ettore Majorana. Io alcuni anni fa ero in uno Zoom, non Zoom, ero in compagnia di un'altra persona, mia vicina, che si è collegata con Milano, dove c'era l'avvocato Dario Califano e Rolando Perizza. Quando mi hanno detto che parlavano, che erano per la macchina di Majorana, io chiaramente ho fatto un salto sulla seggiola perché non me l'aspettavo. Quindi mi sono seduto e l'avvocato mi ha chiesto di presentarmi direttamente in modo che Rolando potesse sapere che cosa ero io. E così di getto, perché da quando ho incontrato, da quel momento poi le cose sono sempre accadute in questo modo. Io non ho parlato di me come soggetto fisico che fa delle cose, ma soltanto per quello che era la mia esperienza nel mondo dell'energia. E ho esordito proprio, per quello che è la mia esperienza, dice, nel 1965 sono stato formato dall'allora SEN, Società Elettronucleare Nazionale, a fare il capoturno di centrali nucleari. Poi la vicenda del nucleare in Italia sa come è finito: sono finito nelle centrali termiche, poi nella struttura che ha rimesso in piedi
con dietro la guida dell'ingegner Michelangelo Natale tutta la rete elettrica ad alta tensione nazionale. E dopo il 1980 ho iniziato con le riautomazioni delle centrali idrauliche, quindi tutta l'Italia ha girato per rimettere in ordine le centrali in modo che potessimo garantire l'energia. Con una linea di condotta, perché questa era importante, che c'era stata data dall'ingegner Michelangelo Natale. Qui la squadra eravamo in 24, non pensate alle carriere perché non sono importanti. In quanto nelle nostre mani e quindi nelle vostre mani ci sta il futuro di questa nazione, perché non c'è libertà d'impresa, non c'è indipendenza nazionale, non c'è libertà personale se non c'è la disponibilità dell'energia. Era il 1965. Prima che nascessi io. Con queste premesse, ho sempre lavorato perché per me dentro me il discorso era stato questo. Rolando Velizza mi fermò un attimo, un minuto di attesa, e poi mi disse: quando sali a Milano? Io sono rimasto trasecolato perché per me era un soggetto non avvicinabile, neanche a pensarlo. E io ho detto: se serve anche domani, prima vieni meglio è, perché tu hai delle conoscenze che a me mancano. Io dopo 10 giorni abbiamo concordato, mi sono trovato a Milano e ci siamo incontrati la prima volta, io, lui, l'avvocato Califano e il suo cugino, che ha anche scritto i libri, Alfredo Ravelli, e lì è nato qualcosa di per me travolgente. Innanzitutto perché lui, anziché parlare dall'altra parte del tavolo dove eravamo seduti, ha voluto sedere alla mia sinistra, tra me e Alfredo Ravelli. E poi ha iniziato a raccontarmi la storia della macchina, quello che lui faceva, le difficoltà, tutte le difficoltà che lui ha trovato. E per tutta la durata, forse 3 ore, 3 ore e mezza che siamo stati a fianco, io mi sono sentito fisicamente investito da una sottilissima energia che, come fosse una corrente d'aria, passava da lui a me. C'è la cosa che io ancora ricordo, proprio questo passaggio. La seconda è la figura di Rolando Pelizza, perché in quella circostanza mi dimostrò, senza possibilità di essere smentito, qual era la caratura morale di quest'anima, perché parliamo di veramente di un'anima, una persona che è incapace di odiare. E anche se, essendo lui stato un atleta, era molto sanguigno, molto determinato e volitivo, quando i suoi pensieri, per qualche motivo, qualche scandonamento, veniva dirottato verso una reazione negativa, questa non durava più di pochi secondi. Riammendo l'aneddoto per chi in questo momento è in ascolto, perché capisce anche la portata di quest'anima, di questo grandissimo uomo italiano. Nella storia della macchina lui è stato tradito moltissime volte fino a rubargli praticamente tutto. E quando mi stava raccontando della prima esperienza, la macchina che annichilava la materia, e aveva tra i suoi collaboratori alcuni personaggi e mi raccontava che cosa facevano questi, Alfredo Ravelli disse: sì, però sono anche quelli che ti hanno tradito. E Rolando aveva in quel momento la sua mano destra sopra le mie ginocchio, il ginocchio sinistro. Al sentire quel ricordo di chi lo aveva tradito, quindi aveva scatenato tutto il putiferio che poi vi racconterò, ha stretto nervosamente la mano e poi l'ha immediatamente rilasciata, e guardandomi quasi a scusarsi, ha detto: però anche loro facevano il loro lavoro. Parla dei due soggetti che si erano fatti assumere, uno a stipendio, un altro come collaboratore commerciale, ma erano due ufficiali dei servizi segreti italiani alle dipendenze del generale Sandovito, che quindi, quando hanno scoperto la portata della macchina, sono stati, e non era l'ora, perché l'accordo con Ettore Majorana è di
presentare la macchina dopo la seconda fase, proprio per non correre rischi. Invece quei due soggetti sono andati subito da San Dovito, che è andata all'ambasciata americana, che ha coinvolto le strutture americane che tutelano i loro interessi, tutelano il loro monopolio sull'energia, e da quel momento sono cominciate le disgrazie. Cioè, questa macchina è stata comunque sviluppata, poi non riprende, ma sempre dietro una quantità inimmaginabile di soprusi perché ne venisse impedito l'uso. Sì. Questo è il modo come io sono entrato in questa storia, e poi chiaramente la collaborazione ha visto altre Sì. cose. Allora, Piero, già insomma ci hai fatto una sintesi straordinaria. Già la storia di per sé è appassionantissima. Vediamo se riusciamo insomma a fare arrivare qualche agente segreto anche qua dalle nostre parti, perché comunque sa che questa storia, io ho visto dei video che tu mi hai mandato e devo dire che sono rimasto abbastanza impressionato. Sembra una storia che comunque tu la tocchi in qualche maniera, se ci rimani invischiato, poi diciamo qualche problemuccio qui e lì appare, succede. Cominciamo quindi dall'inizio. Naturalmente nel sentire comune per tanti anni, adesso se ne fa un gran parlare, si è sempre detto è la scomparsa, volontaria o meno, di Ettore Majorana. Se non che ad un certo punto, quando gli è stato dato modo di parlare, viene fuori Rolando Pellizza raccontando che invece aveva un trascorso, un vissuto di conoscenza, una frequentazione con questo personaggio ormai che risaliva, se non ricordo male, al 1956. Dal 1956. 19, 1º maggio si sono incontrati, il 1º maggio 1958. 58, sì, ok, scusa. Allora, proviamo a partire da là. Cosa è successo? Pelizza cosa faceva in quel periodo, dove andava e come ha incontrato Ettore Majorana. Allora, Rolando Pellizza era un giovane imprenditore, 20 anni, perché Pellizza è nato nel 1938, il 26 febbraio. E la sua famiglia commerciava in calzature. Si erano aggiudicati un appalto per le forniture delle calzature nei conventi, e quindi Pellizza, con i suoi familiari e collaboratori, si trovava in un convento a fare il proprio mestiere, quello di venditore di calzature. A un certo punto, tra i soggetti che incontrava dentro, quindi con il saio vestito, diciamo, come frate, gli si avvicina un fraticello, e siccome Rolando Pellizza era famoso per l'abilità e velocità con cui faceva i calcoli mentalmente, gli si è avvicinato e ha scambiato delle battute, ha presentato dei quesiti in cui Rolando ha sempre risposto brillantemente. Si approssimavano ad andare via, e questo frate gli stende un bigliettino. Gli dice: "Guarda, ti ho messo qui un problema di matematica, mi servirebbe la soluzione, se ti è possibile anche nel giro di una settimana, massimo 10 giorni." Rolando Pellizza lo prende, lo mette in tasca, raggiunge gli altri, poi vede che gli rimane del tempo disponibile perché gli altri non sono ancora pronti, tira fuori il fogliettino e in pochissimi secondi, minuti se non secondi, individua la soluzione. Allora torna indietro, ritrova il frate e gli dice: "Guarda che la soluzione è questa." Lui non sa neanche il nome del frate, quindi ha risolto il problema. A quel punto però questo frate gli dice: "Guarda, io ho una conoscenza di matematica che non c'è in circolazione, e attraverso questa matematica ho sviluppato una fisica completamente nuova, che ha delle potenzialità immense per l'umanità. Ti andrebbe di imparare questa matematica e questa fisica?" Rolando Pellizza, in quel momento aveva 20 anni, una famiglia ricchissima, con mezzi economici
e oltretutto una fidanzata da un anno molto bella. Non ha minimamente dubbio, accetta all'istante di fare il pendolare, lo farà mensilmente, ogni trimestre, lo fa quando serve, per andare ad ascoltare questo frate che gli insegna concetti di matematica, concetti di fisica, ma collegati a una visione spirituale, etica e di rispetto dell'universo che lui non ha mai sentito prima. Rimane affascinato da questo personaggio e quindi si impegna a capire sempre di più e ad imparare sempre di più. Sì, senti, possiamo dire se come si, le voci, il rumor, come si suol dire, questo convento si trovasse in Calabria o da qualche altra parte? L'unica cosa che io posso riferire è che Rolando Pelizza non ha mai rivelato a nessuno dove si trovava quella. Solo dopo il 2001, quando Ettore Majorana con una lettera lo svincola dal segreto e lo autorizza a riferire della sua conoscenza e a mettere in circolazione anche le sue lettere, gli raccomanda anche, possiamo poi più tardi leggere anche quel passaggio da lettera, gli raccomanda di dire anche perché è arrivato tardi. E di una cosa ti prego, non riferire mai il luogo dove ci siamo incontrati e visti per il rispetto dei miei confratelli che tanto mi hanno aiutato. Ok, benissimo, quindi lasciamo questa cosa, come dire, sospeso, ognuno si faccia le proprie idee. Come Procediamo. Allora, con benissimo. decenza, io posso riferire che quando ci siamo visti non mi sono risparmiato di andare a vedere il sito indicato da Sciascia nel suo libro e sono stato alla Certosa de Cerro San Bruno. Sì, certo. Posso dire per mia impressione che il posto è veramente speciale dal punto di vista della tranquillità, della Sì. serenità, dell'isolamento e quindi Sì. e consente veramente di star fuori, ma che poi lì dentro ci sia stato veramente Ettore Majorana. È un'altra storia, certo. Va bene, allora diciamo che questa era una delle cose che aleggiava. Allora, abbiamo capito, insomma, che Ettore Majorana, scusami, che Pelizza, brillantissimo giovane ventenne, intuisce da sé che ha davanti delle informazioni assolutamente preziose. E comincia a fare il pendolare fino al luogo, qualunque esso sia, dove dimorava questo frate, per acquisire una conoscenza assolutamente a quel tempo non disponibile. Lui ha detto sempre che era in Calabria, quindi non abbiamo dubbi che fosse da quelle parti, però la Ok, Calabria è grande, ho sì, potuto verificare, e dei pochi lo so, lo esperti so, importanti, quindi lo so, lo so. Bene, sì. comunque. E sostanzialmente si recava da questo fraticello per imparare una conoscenza che a quel tempo, in quel momento, non era disponibile altrove, era solo là. Era solo lì, e ancora oggi è solo lì. Ok. Allora, procediamo con questo racconto. Immagino che Pelizza, una volta che comincia a acquisire elementi, nozioni, conoscenze, viene anche colto come dire, dalla voglia di verificare quanto quelle equazioni matematiche, diciamo così, potessero avere un'applicazione pratica e forse decide in qualche maniera di realizzare questo apparato. Come procede la storia? La storia ha una data precisa, un punto cardine, o meglio, i due che abbiamo, cardini sono l'incontro con Ettore Dottore Majorana, Mariolano, che certo. affascina per questa sua visione globale dell'universo e che all'interno di questa visione globale ha messo a punto una fisica, una matematica non conosciute ancora dal resto del mondo. E la data del 26 febbraio 1964,
quindi quasi 6 anni dopo, Sì. quando Ettore Majorana gli spiega quello che hanno fatto fino a quel momento, gli spiega l'importanza di quello che hanno fatto, e gli riconosce che ormai è a conoscenza di quella matematica e quella fisica che servono per realizzare la macchina. Sì. E Potrebbe essere utile rileggere proprio quel passaggio, se tu. dai, leggiamolo che è molto interessante, assolutamente. Se ce l'hai a portata di mano, sì, te ne saremo grati. Eccoci qua. Intanto vedo di rispondere ai tanti amici che ci stanno scrivendo anche sul canale, sulla piattaforma di WhatsApp.26-2-1964. Caro Rolando, ti ricordi il nostro primo incontro avvenuto il 1 maggio 1958? Ne è passato di tempo. Oggi si può dire terminato il periodo delle mie lezioni. Ti promuovo a pieni voti, sia in fisica sia in matematica. Come ben sai, quanto hai appreso va molto oltre le attuali conoscenze. Pertanto non misurarti con nessuno, perché potresti scoprirti. Se dopo aver sentito quello che ti dirò, accetterai di realizzare la macchina, e quindi metto l'accento, a quella data Ettore Majorana aveva già progettato la macchina, Sì. dovrai fare questo e molto di più. Ora sei sicuramente pronto ad affrontare il compito di realizzare la macchina. Conosci perfettamente ogni particolare. Hai appreso dettagliatamente la formula necessaria per il funzionamento della stessa. Ora ti consegno disegni e dati per il montaggio. Solo una cosa ti chiedo: devi essere molto prudente. Disegni e dati non sono tanto importanti. La formula invece va ben custodita. Per nessun motivo deve cadere in mano ad altre persone. Sarebbe la fine di sicuro. Notate quella gravità di questo inciso. Sì. Prima di decidere se accettare o meno il compito di realizzarla, devi sapere bene a cosa andrai incontro. Almeno questo è il mio parere, ricordalo bene. Salto le cose più in grado per dirvi che questo patto tra due uomini Giganti, giganti. sono giganti, è sancito con un patto, quindi che diventa un patto che copre l'intera umanità. Tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto. Per nessun motivo, anche a costo della vita, sarà ceduta come strumento bellico, ma dovrà essere usata esclusivamente al fine di migliorare la nostra esistenza. Io calco questo passaggio. La nostra esistenza di due giganti che hanno rinunciato a tutti gli agi, a tutti gli onori, anche agli affetti familiari, non è legato quindi per il no la nostra esistenza, ma la nostra esistenza come umanità. Loro avevano in quel momento davanti l'umanità intera. Ed è questo che gli ha dato la forza poi di vincere e di continuare a costruire la macchina nonostante neanche lì. Come ben sai, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. Prima fase, annichilamento controllato della materia. La seconda fase è il rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi. Terza fase, la trasmutazione della materia. Quarta fase, traslazione della materia. Queste sono fasi che sono state negli anni raggiunte tutte quante, nonostante le avversità. Incredibile.
Va bene, adesso scendiamo nel dettaglio di ognuna di queste fasi per capire meglio anche cosa abbiamo davanti. E facciamo comunque un passo indietro. Abbiamo capito quali sono i due passaggi più importanti. Adesso una cosa personale. Nel tempo che hai avuto la possibilità di frequentare Pelizza, in qualche maniera, Rolando, hai percepito, hai colto da parte sua. Ti ha detto quali furono le ragioni che portarono Ettore Majorana, questo gigante, consapevolmente a ritirarsi, scomparire dal contesto culturale e scientifico. Sappiamo che lui faceva parte del gruppo dei famosi ragazzi di Via Panisperna, era praticamente il pupillo di Enrico Fermi. E insomma, uno degli elementi più brillanti che avevamo in Italia. Com'è possibile che a un certo punto lui, perché hai colto, Rolando ti ha detto qualcosa, che percezione ha avuto lui in quel momento, quando ha fatto questa scelta? Allora, alle domande dirette che io ed altri del gruppo, diverse volte gli abbiamo Certo, rivolto, immagino, lui chiaro. rispondeva con un sorriso, come era solito fare lui. Perché aveva fatto un giuramento di non rivelare nulla di quello che non era stato concordato da rivelare, quindi non lo ha mai fatto. Posso raccitare un aneddoto perché dopo la sua morte, io un mese dopo sono andato a casa della figlia e c'era anche la moglie. Quando io ho raccontato alcuni particolari proprio della prima fase che Rolando mi aveva messo al corrente, la moglie che stava a pranzo davanti a me ha detto: questo vigliacco, da un anno eravamo fidanzati e non mi ha detto nulla. Neanche la moglie, neanche i figli hanno mai saputo che chi dietro di lui c'era Ettore Majorana, fino a quando Majorana non lo ha liberato dal vincolo nel 2000. Quindi da lui direttamente, quindi come notizie, no. Studiando le cose, Sì. sentendo la carica umana e il rispetto che aveva per l'umanità intera, non egoisticamente, né per sé né per la propria famiglia, che lui ha speso tutto quello che aveva disponibile, anche sotto il profilo degli affetti, quindi non è che si è tirato mai indietro, pur di realizzare la macchina. È perché forse la cosa migliore l'ha già intuita, l'aveva già intuita Leonardo Sciascia, quando paragona Ettore Majorana a Stendhal e ad altri che si rifiutavano di scrivere, si rifiutavano di fare alcune cose, perché i tempi non erano maturi per apprezzarli. Io quello che è, questa è una mia considerazione, è che Ettore Majorana, che vorrei citarlo per chi sta ascoltando in questo momento, aveva una capacità mentale che gli ha consentito, a partire dai 4 anni, perché aveva 4 anni, non sapeva leggere i numeri, ma in famiglia avevano scoperto, il padre era un ingegnere, lo zio era un fisico, quindi avevano scoperto che lui aveva una capacità matematica strepitosa. All'età di 4 anni lui combinava nelle moltiplicazioni due numeri anche di 3 cifre. E quando gli davano un numero era capace di estrarre la radice quadrata e la radice cubica. Essendo timido, ma venendo da una famiglia siciliana dove non è ammesso il rifiuto se un genitore ti chiede qualcosa, quando gli passavano questi compiti, questi, diciamo, giochi, perché per i grandi erano dei giochi, per lui era un'operazione, lui si nascondeva sotto al tavolo e usciva con il risultato, dicendo qual era il risultato. Quindi Ettore Majorana aveva una capacità, con il suo intelletto, con il suo essere, di collegarsi e di elaborare in modo che non ha avuto pari. Allo stesso modo mi raccontano di Rolando Pelizza, che quando negli anni 53-54
lui andava in giro a fare i contratti, mentre da noi a posto delle calcolatrici c'erano dei libretti in cui si leggevano i numeri combinando le colonne con le righe per sapere quando veniva fuori una moltiplicazione. Chi ha i capelli bianchi come me se lo ricorda? Pellizza li faceva a mente, quindi avevano due teste quando si sono incontrati che avevano una sintonia sul piano della capacità matematica. Ettore Majorana ha studiato, si è diplomato, poi si è iscritto alla facoltà di ingegneria e avendo come amico Segre che andava a fisica lo ha trascinato, lo ha invitato e quindi lo ha fatto incontrare una sera a Fermi mentre stava lavorando su un problema di fisica. A quel tempo Fermi era già una punta di eccellenza della fisica mondiale. Brillava per le sue capacità organizzative e per la capacità di attirare intorno a sé, di mettere in collaborazione le migliori menti che aveva a disposizione. E quindi quando ha sentito di Majorana e ce l'ha avuto a portata di mano, lui ha spiegato a Majorana quello che stavano facendo in quel momento, come calcolo, da una settimana quindi. Majorana ha ascoltato, ha preso degli appunti e la mattina dopo si è presentato con un fogliettino, era un pacchetto di sigarette, ha chiesto di vedere la conclusione di quei calcoli e quando gli hanno fatto vedere tutto il tabulato è rimasta storica la frase: sì, il vostro risultato è quello giusto. L'atteggiamento era già particolare. Non è andato a vedere se lui aveva fatto bene, ma ha verificato che gli altri avessero fatto bene. E da lì chiaramente è nata una collaborazione, una stima, ma anche se vogliamo una insubordinazione. Perché il capo ufficiale di tutta l'equipe era Enrico Fermi, ma a livello di elaborazioni teoriche, a livello di capacità di elaborazione dei principi della fisica che in quel momento era in fase esplosiva, Majorana era di gran lunga quello che arrivava prima alle conclusioni. Sì. Rimangono diversi aneddoti, ma mentre gli altri si impegnavano a cercare e a trovare, Ettore Majorana aveva già. Allora, ritorniamo un attimo su quello che è stato invece il percorso della realizzazione di quest'anche. Naturalmente abbiamo capito che probabilmente la mente di Ettore Majorana in qualche maniera aveva già messo in conto che le sue scoperte in qualche maniera avrebbero potuto destabilizzare l'establishment scientifico del tempo e magari indurre qualcuno a utilizzarle a fini non proprio, diciamo, pacifici, anche perché ci ricordiamo in che anni Ma vivevamo in quel tempo. io, visto quello che sta succedendo in questo momento, Sì. mi sento di dire subito quello che penso dopo aver letto diversi libri, raccontato, visto le lettere, parlato con chi ha frequentato quelle stanze di Via Panisperna subito dopo i fisici, quindi Majorana con la sua capacità aveva già visto la quantità di energia che si poteva sprigionare. Le prove e gli esperimenti che stavano facendo lo dimostravano già ampiamente. Majorana era nipote di quello che era stato un ministro della Repubblica, il nonno Salvatore era stato ministro. Sì. Un altro suo parente addirittura aveva incarichi in amministrazione. Majorana capiva di politica. Sì. Sì. Majorana era particolarmente sensibile ai problemi sociali, tant'è che una due relazioni riguardano proprio i problemi sociali. Avendo capito come quindi le esperienze, le scoperte venivano utilizzate, se messe in mano a politici o a ambiziosi generali,
Le cose potevano andare a finire molto male, perché è come mettere una lama affilatissima nelle mani di un bambino. Chiaro. E quello che penso io, visto che a gennaio aveva ricevuto l'incarico, e non so se abbiamo il tempo di dirlo, come è arrivato Majorana all'incarico, perché anche questo potrebbe essere. Majorana dal 1933-34 veniva sollecitato a scrivere e veniva mandato, invitato ai convegni perché era il più brillante a capire quello che gli altri portavano e addirittura a interagire. Nel 1933 è stato mandato su pressione anche di Enrico Fermi in Germania e a Lipsia. Ha incontrato quello che era i maggiori fisici di Europa. In particolare ha intrattenuto relazioni molto amichevoli anche con Heisenberg, Heisenberg, il principio di determinazione di Heisenberg, certo. il quale aveva già pubblicato delle cose e Ettore Majorana senza freni l'aveva già corretto. Heisenberg non era permaloso. Heisenberg era un filosofo fondamentalmente. Heisenberg non solo che ha preso a benvolere, ma probabilmente ha messo al corrente Majorana anche di altre cose, perché erano usi poi isolarsi a giocare a scacchi o a passeggiare e quindi a discorrere. Quando ha finito questo percorso, dove ha incontrato la maggior parte dei fisici tedeschi e altri, ed è rientrato a Roma, lui non ha più frequentato regolarmente i suoi amici di via Panisterna. Accampava che non stava bene di stomaco, che stava male, era un fumatore accanito. Ci sono tante scuse in quel periodo che sono state dette. Sta di fatto che lui non ha frequentato più con regolarità, ma a un certo punto sa che è stato indetto un concorso per assegnare tre cattedre di fisica. E conoscendo come giravano le cose allora, e non molto diverse da oggi, erano già noti i tre vincitori. Il terzo, che doveva arrivare terzo in graduatoria, era Giovanni Gentile Junior, figlio del Ministro Gentile, certo. ministro Gentile. E lui, secondo voci, punto un po' nel vivo, ma volendo fare uno scherzo, Sì. presenta la sua candidatura. A quel punto c'è uno scompaginamento generale, perché tutti conoscevano il valore di Ettore Majorana e se lui partecipava, il primo era Ettore Majorana, il primo diventava secondo, il secondo terzo, e Giovanni Gentile, che era stato collocato come terzo, era il Stava primo dei tre, fuori. stava fuori. Questi sono, non è cronaca, diciamo, sì, è cronaca perché i fatti sono che il concorso non si fa più. Dal ministero hanno bloccato il concorso. Certo. E per Ettore Majorana viene disseppellita la legge che aveva consentito di mettere Guglielmo Marconi a capo di una cattedra di fisica per meriti e Sì. la applicano ad Ettore Majorana assegnandogli la cattedra di Napoli del Federico II, dove lui arriva a gennaio. Sì. Il 25 marzo sparisce. Sì. Quindi un Due po' mesi, 2 mesi, sì. Sì. pochissime lezioni. E sparisce in un modo rocambolesco perché è così abile, anche Fermi e altri l'hanno detto, con la sua intelligenza se ha deciso di sparire, sicuramente riesce a non farsi trovare. Ed è questo è quello che è successo. Non si è Sì. Sì. fatto trovare. Perché mi sono domandato io non si è fatto trovare e perché è sparito? Ma perché le sue conoscenze, una volta che gli hanno dato la cattedra, avrebbe dovuto comportarsi come si comportava Fermi, Sì.
scrivere delle relazioni, pubblicarle, Sì. mettere sul tappeto le sue conoscenze, ma lui aveva individuato anche dove le conoscenze portavano. È stato devastante, perché passandole agli altri che stavano, si erano impegnati a costruire la bomba atomica e quindi a violentare ulteriormente la Terra, mentre, da come racconta Rolando Perizza, Ettore era preoccupato dell'armonia e dell'equilibrio nell'universo, dell'armonia e dell'equilibrio tra le forze sociali. E Certo. quindi non per prevalere, per dimostrare i muscoli e quindi diventare vincente e quindi generare dei perdenti. No, trovare l'equilibrio, perché Ettore nel comportamento ha sempre parlato di riconoscere le leggi che hanno consentito all'universo di ritrovare sempre l'equilibrio e ubbidire ad esse. Solo a quel punto si poteva operare per ottenere dall'universo quello che serviva. E in quel momento era l'energia e lui con la macchina ci ha regalato, ufficialmente provata nel 1976, l'energia gratuita, Sì. Ok, infinita, senza consumo di materia. adesso aspetta, aspetta che adesso arriviamo a questo punto perché è un passaggio straordinariamente interessante. Quindi va bene, allora Rolando Pelizza abbiamo anche capito, diciamo per grandi linee, quale intuizioni, quale genio caratterizzava questo individuo, Ettore Majorana, che l'ha portato a un certo punto a rendersi conto che probabilmente il posto che occupava come professore di fisica lo costringeva poi appunto a mettere a disposizione degli altri anche conoscenze che a quel punto l'umanità non era pronta a gestire. Detto questo, arriviamo insomma alla realizzazione della formula. Abbiamo capito che era più importante dei disegni, dei progetti, degli schizzi, però c'è un momento in cui questa macchina di fatto poi viene realizzata. Ci sono anche dei filmati. Ah, diciamo una cosa. Tutti quei link che tu mi hai mandato e che io ho visto dei filmati, qualcosa l'avevo già conosciuta, io li metterò in descrizione al video, a questo video che domani caricheremo sul nostro secondo canale. Così andiamo a completare le cose che in questa sera ci dice Piero con già dei video realizzati e che possono dare un quadro ancora più preciso di tutta questa vicenda. Detto questo, c'è questa realizzazione della macchina e delle sue quattro fasi. Si capisce che lì dentro c'è la possibilità di accedere a una fonte inesauribile, pulita, in grado di risolvere buona parte dei problemi, se non tutti, dei problemi dell'umanità. Anche perché per alcuni versi c'è la capacità della macchina, ne dico soltanto una, di trasmutare la materia da una cosa in un'altra. Quindi già solo l'idea di poter avere una fonte inesauribile, trasformare, per esempio, che dico, la discarica di Malagrotta a Roma, come una fonte finché c'è di energia pulita, trasformandola in qualche altra cosa, è straordinariamente di valore, di importanza. Risolviamo il problema della spazzatura e ricaviamo energia, cioè capite quanto questa cosa diventa importante e devastante. Detto questo, perché questa che potrebbe essere la scoperta più rivoluzionaria mai fatta al mondo deve necessariamente comportare l'interesse da parte di forze che ostacolano la realizzazione e la messa in commercio e la conoscenza di questo tipo di tecnologia. Perché abbiamo capito che Pelizza e chiunque si è occupato di questa cosa, c'è un filmato, in qualche maniera viene attenzionato alacremente da queste forze, da questi organismi. Che succede? Perché è così? Viene impedito Impedito. la protezione. Ma la domanda è molto complicata, o almeno è complicato dare una risposta, a meno di non volerla semplificare in modo No, generale. Piero, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Guarda, noi non facciamo format brevi. Se ci vogliamo prendere tutta la notte, ci prendiamo tutta la notte. Tu, con Io sono dovizia di particolari, ci racconti, ci cerchi di farci capire quello che c'è dietro.
Per chi non ha saputo e non sa di che cosa stiamo parlando, io farei un excursus velocissimo di che cosa stiamo parlando. Ok, partiamo dalle quattro fasi allora. La realizzazione di questa macchina e quale. Una macchina che fisicamente è della grandezza del forno da ingasso che sta in ogni cucina italiana. È un cubo all'esterno di lamiera di alluminio di 55 centimetri di lato. La macchina, come ha scritto Ezio Clementel quando l'ha provata Sì. ufficialmente per il governo italiano nel 1976 a Frascati, la macchina funziona attraverso una tecnologia da noi non conosciuta. La macchina è alimentata da una batteria di automobile da 12 volt, da cui preleva 45 watt, l'energia che in quel tempo consumava una lampadina che teniamo per leggere sui comodini. In 5 secondi ha generato una potenza di 550 megawatt, cioè 500 milioni di kilowattora, la potenza che viene generata da un gruppo nucleare o da un gruppo di centrale termica di media grandezza. È completa. Dalla annichilazione di un grammo di ferro, dall'annichilazione di un grammo di ferro, ha prodotto una quantità di energia pari a quella che noi estraiamo bruciando 15.000 barili di petrolio. A uso e consumo di chi in questo momento la considera una sparata, lo invito ad entrare in rete e vedere quelli che sono i programmi della centrale in costruzione, Sì. Sì, perché l'hanno già iniziata a costruire, nel sud della Francia. quella francese, il nuovo sistema per non a fusione ma a fissione, non a fissione ma a fusione, scusa. A fusione dell'idrogeno Sì. e vede che a un certo punto leggono che dalla fusione di un grammo di idrogeno si estrae una quantità di calore pari a quella che generiamo con 12 tonnellate di carbone. Sì. Quindi le due cose sono equivalenti. È confermato dalla fisica attuale, con una piccola differenza, che l'energia generata con la macchina di Majorana è stata provata già nel 1976. Quella che vogliono generare con la fusione dell'idrogeno, al momento per generare quell'energia ne dobbiamo spendere un 20% in più. Sperano nel 2030 di arrivare a generare una quantità di energia doppia a quella che serve per farla funzionare. Ma è un'ipotesi. Quindi la Sì. Sì, differenza è tutta quanta qui. poi è Di complicatissimo perché bisogna mettere questo plasma incandescente non a contatto delle pareti, quindi ha bisogno di campi magnetici. Avevo letto qualcosa potentissimi e devo. Quello che stanno mettendo a punto è proprio questo, il raffreddamento Il raffreddamento, certo. vicino allo zero assoluto, che è meno 273 gradi Celsius, Kelvin, perché la corrente in quel caso passa nei conduttori senza produrre scarti, diciamo, senza riscaldarsi per effetto Joule, e possono generare quindi campi magnetici che contengano la cosa. Ma hanno scoperto un'altra cosa adesso, che non possono andare sotto i 273 gradi perché avviene qualcosa di Cioè? inimmaginabile. Anche se si scende al di sotto di qualche centesimo di grado, sotto 273, la materia sparisce.
Perché la materia che noi abbiamo, È una quella che vibrazione, si fermano praticamente, si fermano le vibrazioni degli atomi. è una energia incapsulata, ma è pura energia. Ma quando si scende al di sotto di quel valore, l'energia non c'è più, non c'è più materia. Almeno Incredibile. questo è quello che ci stanno dicendo quando tengono queste conferenze. Allora, ritorniamo alla macchina. La Sì. macchina, l'ultima costruita e rubata Sì. il 13 luglio 2021, cioè l'estate scorsa, Sì. Ho visto questo video, interessantissimo tra l'altro. No, questo non lo conoscevo, ti ringrazio di avermelo mandato. costruita in clandestinità nella speranza di riuscire a salvarla dopo le centinaia che hanno rubato Rolando Penizza, tant'è che Rolando non aveva e nessuno di noi sapeva esattamente dove era collocata la macchina. E la macchina era stata costruita quindi per essere utilizzata da Rolando Penizza a partire dal giorno 17 di luglio, però il giorno 14 mattina, quando si sono incontrati nell'appuntamento che si sono dati Oscar Valente, Rolando Penizza, per gli ultimi accordi, perché Rolando potesse governare la macchina con un telecomando da distanza, senza sapere dove la macchina fisicamente era, sono stati prelevati da militari che si sono qualificati come servizi americani, gli hanno fatto ascoltare le registrazioni degli ultimi 2 mesi, quando loro si incontravano fisicamente, senza computer, senza orologi, Sì, senza perché, telefono. no, diciamolo questa cosa, interessantissimo. Io ho ascoltato questa testimonianza. La persona che ha rilasciato questa testimonianza ha detto di aver incontrato Rolando Pelizza togliendosi qualsiasi dispositivo, cioè no, andandola senza telefono, cioè da polso, senza telefonini, senza tablet, era assolutamente quasi, diciamo, solo con maglietta e pantaloncino. Si vedevano sempre in posti differenti, quindi non c'era la possibilità neanche di far installare preventivamente dei microfoni ambientali in un'area concordata, perché lì lo decidevano al momento. E nonostante questo, e questo è il punto che li ha veramente inquietati, loro avevano tutte le registrazioni delle loro conversazioni negli ultimi 2 mesi. Cioè, questa cosa allora. A questo punto non siamo più sicuri di niente, perché questi ci possono rintracciare, intercettare ovunque noi siamo, in qualunque condizione, qualunque cosa diciamo. Cioè, di che stiamo parlando? È certo che i servizi segreti hanno a disposizione mezzi tecnologici da noi non conosciuti. In quel caso sono intervenuti facendo costruire la macchina fino alla conclusione perché erano convinti che il ragazzo, 23 anni, non ci riuscisse. Ma le istruzioni impartite da Rolando erano, almeno per Oscar, efficienti e efficaci, e Sì. quindi lui è riuscito a far funzionare la macchina e a metterla in moto, nel senso da far girare i 5 motorini e vedere che giravano tranquillamente, quindi si portavano in attività. Ma da qui a farla funzionare, a fare emettere, quindi formare e fare emettere le particelle d'antimateria, lì c'entra un altro livello Sì, di perché esiste una specie di interrelazione tra l'operatore e la macchina, cioè ci vuole una certa di. Come dire, come possiamo dire, una certa interazione, questo è il termine giusto. Mi pare di aver capito, giusto? Solo Rolando Pelizza in quel periodo aveva l'autorizzazione, noi diciamo, dagli esseri superiori, da quelle entità spirituali che lo hanno guidato dal 1975 in avanti a realizzare la macchina e a sviluppare la macchina, che lo avevano messo in condizione di poterla adoperare. Nessun altro. Rolando Pelizza, quando mi raccontava che è stato sequestrato anche dai servizi segreti più volte, gli hanno portato diciamo, i più grandi fisici americani, tedeschi, europei, anziani e giovanissimi,
ma nessuno è riuscito a carpirgli il segreto per far funzionare la macchina. Loro stavano davanti alla macchina, pigiavano i pulsanti e la macchina non faceva niente. Arrivava Rolando Pelizza e la macchina svolgeva Funzionava. il compito, uno dei compiti, perché poi la macchina, adesso lo dico per chiarezza, la macchina è sempre la stessa, perché la macchina è costituita, il cuore della macchina è costituito da 5 motorini. Immaginiamo sui lati mettere per individuare nord, sud, est ed ovest. A nord e a sud ci stanno 2 motorini con 2 sfere dentro le quali c'è 1 cm3 di mercurio. Una ad asse orizzontale e una ad asse verticale. Negli altri 2 lati, est ed ovest, stanno 3 dischi d'oro, platino e piombo. Una ad asse orizzontale e una ad asse verticale. Sì, benissimo che fai vedere La la struttura come è macchina. fatto, sì. Sotto alla base c'è un altro motorino ad asse orizzontale con 3 dischi di ceramica. Dal movimento di questi motorini, che possono girare da 0 a 100 giri al minuto, in senso orario o in senso antiorario, si va a determinare la qualità della particella d'antimateria. Perché questo che è il cosiddetto cuore della macchina, al centro di questi motorini c'è un cilindro. Immaginiamo una lattina di Coca-Cola, per essere, perché è un cilindro d'alluminio, ancora più piccolo, con una spirale attorno di filo d'argento di 1 mm di diametro, poco più. Dall'intensità dell'impulso che viene stabilito c'è l'intensità dell'energia che deve essere data all'antimateria. E dal numero degli impulsi la macchina può emettere una sola emissione, delle emissioni ripetute o delle emissioni continue, che vuol dire un'emissione ogni 4 millesimi di secondo. La macchina può fare 200 emissioni al secondo. Le particelle di antimateria non hanno ostacoli, non c'è sostanza sulla Terra, non c'è materia che possa bloccarle. E la particella di antimateria può colpire l'oggetto da irraggiare fino a 1500 km di distanza. Questa caratteristica che ha fatta individuare da quelli che la vogliono utilizzare come arma, come un'arma, perché è qualcosa che può disintegrare qualunque oggetto in Sì. Sì, qualunque distanza e non può essere intercettato da nulla. stiamo vedendo qua per l'appunto degli oggetti che sono stati letteralmente fusi dal raggio che viene fuori da questo dispositivo. E questo è istantaneo, questi fori si sono prodotti in modo istantaneo. Tra i documenti tu avrai anche il filmato della prova fatta per il Sì. CNN, dove si vede, nella prima prova, quella che ha dimostrato anche al governo italiano, perché poi Ezio Clementello ne ha riferito al governo, che la macchina è stata provata prima su una lastra di alluminio, e tra la macchina e la lastra di alluminio c'era interposta una lastra di plexiglass. Avendo generato il foro sulla lastra di plexiglass di Di alluminio e alluminio, non di plexa, certo. non facendo nulla sul plexiglass, è stato chiaro che non era raggio laser, che invece brucia tutto quello che incontra sul passaggio. A quel punto sono passati, secondo il protocollo che era stato stabilito, a forare la lastra di acciaio inossidabile di 2 centimetri posta sempre dopo una lastra di plexiglass. La prova è stata fatta con la lastra a 3 metri, poi a 5 metri, poi a 7 metri. E siccome sul referto finale lo si vede che i fori sono leggermente uno più grande dell'altro, è perché sono quelli fatti a distanza diversa. E da quella
esperienza da quelle prove, Ezio Clementel ha tirato fuori i numeri nella relazione di cui ho parlato prima. Sì. Senti, a proposito, questo straordinario scienziato Clementella, a un certo punto nella storia, come dire, per una questione di firme su una verbale dove lui non era presente, è stato fatto fuori proprio per evitare che la sua credibilità in qualche maniera potesse avvalorare quanto riportato nella relazione fatta sulla macchina. Cioè, anche Clementel, che a un certo punto l'aveva certificato la bontà dell'esperimento, si è dovuto trovare un sistema per farlo fuori, no? Ezio Clementel era stato coinvolto in questa materia perché una volta saputo di questa macchina, dai vertici americani è arrivato l'ordine di seguirla. E in quel momento a capo del governo c'era Andreotti, che ha Sì, il incaricato terzo il governo governo. Andreotti, mi pare, giusto? Sì. Loris Fortuna, ministro per l'industria e l'energia, e Loris Fortuna ha incaricato Ezio Clementel, che era il suo collaboratore responsabile del nucleare. Quindi Clementel, con la sua correttezza da scienziato, da professore e da incaricato, ha redatto in modo corretto una relazione, ammettendo anche che non sapevano con quale tecnologia questa macchina operava, però ha messo gli effetti, quindi la potenza della macchina l'ha certificata. Noi non sappiamo, perché fino ad oggi non si è scoperto traccia, di quali sia stato le tensioni interne tra il governo, il ministero e il mondo scientifico. Il dato di cronaca è che a un certo punto Ezio Clementel, di rientro da conferenze tenute all'estero, viene bloccato dai carabinieri e incarcerato. Viene incarcerato e destituito da tutti gli incarichi Carichi. perché sono stati trovati due certificati di esame, due stati di Sì, esame, sì, sì. lui li ha firmati, ma non era presente. Quindi per una cosa, un falso, che potrebbe essere stato anche creato ad arte, Ovviamente. viene incarcerato. Cioè, si vede una sproporzione enorme, ma Sì. non solo, immediatamente incarcerato, immediatamente destituito da tutti quanti gli incarichi. Dopo le prove che aveva fatto e la possibilità di riflettere su quello che aveva in mano, e quindi l'Italia ritornava nel periodo di crisi della mancanza di energia a capo del mondo scientifico e dava una soluzione alla penuria di energia, chiaramente lui si sarà sentito di portare avanti questi discorsi e di coinvolgere altre persone. La cosa sorpresa, amara per noi, dolorosa perché non ne abbiamo spiegazioni, e che a distanza di un anno lui muore. Sì. Dicono per malattia, per un attacco di cuore o qualcosa del genere, un ictus. Siccome ci sono state diverse morti, l'ultimo purtroppo è di 3 anni fa, noi ci limitiamo solo a riferire il dato. Le considerazioni poi Ognuno se li fa da sé. Senti, Piero, ti saranno. volevo dire una cosa. Insomma, tu vieni da un ambiente tecnico, specialistico, di ricerca, scientifico, ti sei occupato, insomma, ti sei occupato di proprio reti di distribuzione dell'energia, quindi lavorando a contatto con le centrali per la produzione e la distribuzione. Hai contezza sia del mondo dei tuoi pari, sia di quella che è la rete infrastrutturale in Italia. A distanza di tanti anni, le persone nel campo si sono ravveduti su questa possibilità o continuano a pensare, a ritenere che dispositivi come quello di Ettore Majorana sono leggende senza nessun riscontro tecnico-scientifico pratico? Cioè, c'è stato un risveglio, qualcuno si è, nel mondo da cui provieni naturalmente, si sta facendo delle domande o siamo ancora all'età della pietra? Assolutamente, la macchina di Majorana non è conosciuta neanche dai fisici. Sì, vabbè. La macchina di Majorana, dal momento che nessuno può appropriarsene perché non la può far funzionare,
e nessuno può andarsela a brevettare? Sì. Non interessa, perché il mondo, siamo ormai immersi in un sistema che se su una cosa non ci si guadagna, e non ci guadagna chi ha in mano il monopolio, non deve esistere. L'idea che mi sono fatto io vengo da quel mondo, no? Sono Certo. stato educato all'energia e al rispetto dell'energia nel periodo in cui c'era l'Enel, Servizio Elettrico Nazionale. Sì. Per noi era fondamentale la sicurezza degli impianti, andare a programmare gli impianti di produzione tenendo sotto mano quelli che erano i piani di sviluppo industriale o abitativo dei vari centri per fargli arrivare l'energia. Avevamo a quel tempo messo in piedi tutta una politica che riguardava l'intera nazione, Italia, per dare l'energia anche alla casa più sperduta in capo al mondo, perché l'energia elettrica era e lo è il cardine fondamentale per mantenersi collegati e per mantenersi una vita decente, non se ne può fare a meno. C'erano le campagne dell'elettrificazione rurale. Sì, certo, mi ricordo. Quindi da noi c'era, e oltretutto c'era una ripartizione anche dei costi. La maggior parte di chi mi sta a sentire forse non lo sa, ma i costi per un allaccio erano abbastanza più elevati rispetto al costo di esecuzione negli allacci fatti nelle città, nei grandi condomini, ed erano fatti sotto costo chiaramente per i collegamenti che si dovevano fare per una casa in campagna, in montagna, altrimenti quella non l'avrebbe mai fatta e non avrebbe avuto l'energia elettrica. Certo. Siccome in quel momento c'era un monopolio dell'energia elettrica nelle mani dello Stato, non un monopolio privato Sì. come lo sarebbe adesso, ma era dello Stato, lo Stato deve considerare i suoi figli da accudire, sia quelli che hanno scelto di vivere nei grandi agglomerati urbani, ma anche quello che ha scelto di stare sopra la campagna, sopra la montagna, e continua a presidiare Il il territorio da mondo. lì, certo. E quindi era uno da, visto che lo ha scelto, non è che ce l'ha relegato qualcuno, almeno diamogli i mezzi perché possa fare la famiglia, allevare e avere tutti i mezzi che hanno gli altri. Quindi la politica era di distribuire l'energia elettrica. E tutte le cose che sono state fatte allora, il pensiero come è stata, era tesa proprio ad avere l'energia a più basso costo possibile e con la sicurezza. Tant'è che quando Michelangelo Natale, nell'ufficio che c'avevamo a Piazza Poli, dietro la Fontana de Trevi, ci disegnò su una tavola di elementari della piantina dell'Italia l'arco ai piedi delle Alpi, che Sì. era l'arco che collegava in modo orizzontale da ovest ad est tutte le reti, dalla Francia alla Jugoslavia. E poi due linee, una dorsale adriatica, una dorsale tirrenica, le linee d'alta tensione per arrivare fino alla Calabria e poi stese in Sicilia. E Certo, attraverso i piloni, insomma, l'opera del poi 50. il collegamento attraverso un cavo sottomarino in corrente Anche. continua che da Livorno sulla Corsica arrivava a prendere l'energia in eccesso della Sardegna, che la Sardegna tramite il carbone, Sì, le diciamo, mie El Surcis in quel momento. le miniere del Sulcis, aveva una produzione eccessiva per quello che era lo sviluppo della regione, dell'isola, ha fatto la Liria per prelevarla, per cui pagavamo e si ridistribuiva ricchezza. Un fatto di cronaca, fammelo dire, no? La fabbrica di alluminio Sì. che ha licenziato e ha chiuso in Sardegna era nata, l'Alcoa, Sì. era nata ai margini perché c'era un surplus di energia e quella consentiva di funzionare a costi competitivi perché aveva l'energia a costi bassi. E Sì. quello era uno dei prezzi che si andava a pagare e con cui si remunerava la Sardegna perché c'erano dipendenti che prendevano gli stipendi. Noi compravamo diciamo dalla continente, come i sardi cia, noi prendevamo l'energia, la pagavamo Sì. e lì veniva ridistribuita, oltre che come posti di lavoro nelle miniere del Surcis a Certo. cielo aperto e negli impianti dell'Enel, ma anche da quell'indotto industriale
compreso anche la chimica, non è che Sì, nella chimica chiarissimo, era chiarissimo, assolutamente chiarissimo. questo è stato consentito proprio perché c'era una sinergia, una rimessa in equilibrio tra le disponibilità che avevamo, la ridistribuzione della ricchezza e andare con questo ad soddisfare quello che era un bisogno energetico, altrimenti non risolvibile se non mettendosi il cappio a collo e andarla a prendere fuori. E Sì, chiarissimo, vediamo che chiarissimo. cosa ha significato dipendere dall'estero con l'energia, Sì, no? soprattutto alla Francia e dalle sue centrali nucleari. Senti, Piero, scusami. Vabbè, visto che siamo arrivati a questo punto, visto che sei tu forse più di tutti, insomma, delle persone che ho incontrato, addetto al settore, a questo punto ti chiedo, rischiamo come Italia in questo periodo di andare in crash energetico, cioè di vedere blackout diffusi, magari non su tutto il territorio nazionale, ma a macchia d'olio qua e là, a causa di una incapacità del sistema di reggere alla richiesta? Purtroppo è già avvenuto. Sì, certo, sta avvenendo, ma io dico in maniera tale da poter rappresentare veramente Allora, lo dico con poche battute. un... Vai. Il sistema elettrico è unico per Sì. tutta quanta l'Europa. Sì. Quando noi aumentiamo i carichi, quindi preleviamo dalla rete, si tende la rete, proprio come quando freniamo una macchina, tende a rallentare. C'è un parametro che le nostre macchine girano a 50 Hz, in effetti tra 50 e 49. Se l'eccesso di richiesta di energia non viene frenato e mantenuto entro i limiti dall'entrata in campo delle centrali, dei gruppi in produzione, è chiaro che questo rallentamento avviene, noi assorbiamo più energia dall'estero, come quando c'è stato il blackout, e mettiamo in sovraccarico le linee di trasporto che portano l'energia verso l'Italia, o mettiamo in crisi i loro sistemi, perché anche loro, ogni nazione ha le sue centrali per essere autonomo. In quel caso potrebbe capitare che uno dei collegamenti si stacca e a quel punto l'eccesso di domanda non è coperto da una produzione Sì. tempestiva che entra in servizio e noi andremo in blackout. E se si va in blackout nazionale, per rimettere in piedi il sistema non bastano 3 giornate. Sì, allora mi ricordo l'ultimo grande blackout nazionale che c'è stato, poi per rimettere insieme il sistema ci siamo avvalsi di una centrale, se non ricordo male, a carbone o una centrale comunque in Puglia, forse era una centrale a... aspetta, aiutami, combustibili, insomma, che poi ha alimentato a catena le altre centrali, però mi ricordo che era una centrale pugliese, forse a olio combustibile, a gasolio, non lo so, comunque un qualcosa del genere doveva essere. Stavo parlando di quella volta in cui ti ricorderai, poi insomma molti utenti avevano chiesto il rimborso di 78.000 lire, mi pare, allora c'era all'Enel, te lo ricordi quell'episodio, no? Quel sabato, quando ho saputo che cosa era successo, pianto, perché quando Michelangelo Natale ci mise davanti la piantina e Sì. intorno a Roma tirò un cerchio, perché se Sì. chiunque va a Roma vede che ci sono linee che la circondano con 7 punti di smistamento, l'ordine tassativo di pensare a una progettazione della rete tale per cui un guasto catastrofico non avrebbe dovuto coinvolgere un'area più grande di un settimo degli utenti che stavano a Roma. Era un parametro e quindi le nostre reti in tutta l'Italia sono magliate, nel senso che ci sono più linee che si interferiscono perché se c'è un guasto da una parte si isola quel nodo, ma l'energia deve continuare a fluire all'intorno. Questo è il dato di partenza. Poi ci sono stati tanti sviluppi. Io sono uscito nel 2003, quindi ormai siamo prossimi a 20 anni. In 20 anni hanno Sì, fatto era molto. proprio nel 2003 il blackout nazionale in Italia. Te ne sei andato e c'è stato il blackout, scusa. Rimani qualche anno in più. No, va bene, dai, facciamo una battuta. Siamo andati perché quel giorno è emerso
la stupidità di mettere nei posti chiave chi è raccomandato e non chi è competente. Assolutamente. Oh, La dico senza tema di smentita, perché se c'è qualcuno potrebbe anche interloquire e quindi continuiamo. Quel giorno era di sabato, noi avevamo una richiesta da parte degli utenti di energia che era molto al di sotto della potenza generabile da noi. sì. Ma tra gli utenti in quel momento che si assorbiva, c'erano delle centrali che assorbivano l'energia, che chiamiamo impianti idroelettrici di pompaggio, dal nord al sud, che stavano utilizzando l'energia altrimenti di scarto delle centrali nucleari francesi e l'energia in eccesso delle centrali idroelettriche svizzere, perché lì erano sotto pioggia da 3-4 giorni. E noi prelevavamo molto dalla Svizzera e dalla Francia per accumulare l'acqua che ci serviva per fare le regolazioni nei piatti di pompaggio, dai laghi bassi ai laghi verso l'alto, dai laghi più alti. Quindi in quel momento avevamo oltre 7.000 megawatt di pompaggio, quando per effetto delle piogge c'è stato uno smottamento su una linea che ha coinvolto una linea che veniva dalla Svizzera e la linea è andata fuori servizio. Sì, e a Essendo catena sono andati fuori servizio le altre. il sistema magliato, l'energia che noi prelevamo dalla Svizzera è passata attraverso la Francia, quindi la linea che ci forniva quell'energia dalla Francia è andata in sovraccarico, Sì. 110-120%. Quindi la linea entrava in crisi, perché con il sovraccarico i giunti possono cominciare a surriscaldarsi e poi a mollare e venire giù. Per Sì, 30 chiarissimo. minuti, dalla Francia hanno implorato l'Italia di staccare, di ridurre il carico. Sarebbe bastato, perché c'erano i comandi, ci ho lavorato anche io a mettere in piedi il sistema. C'erano dei comandi centralizzati a Roma per cui le centrali potevano essere fermate all'istante, ma non c'erano Persone competenti a farlo, operatori abbiamo capito. competenti o persone che hanno voluto giocare Sì, vabbè. una partita scoperta. Senti, dimmi una cosa, come la macchina di Ettore Majorana può risolvere questi problemi? La macchina progettata da Ettore Majorana e realizzata da Pellizza. Come potrebbe saltare pie pari queste problematiche? Allora, guardiamo un attimo, rileggiamo dalla lettera, Sì. rammentando che è stata scritta il 26 Sì. febbraio 1964, quando gli ha dato mandato per lettera. Fase 1, dice Ettore Majorana a Rolando Brizza, sai bene il principio della stessa. Sì. Generiamo antiparticelle nella quantità e qualità da noi desiderate. Conosciamo bene la reazione delle antiparticelle a contatto con la materia. Per la quantità di calore che ne deriva, non preoccuparti. Ti ho mostrato tutti i calcoli del frenaggio sulla materia colpita, così si otterrà un annichilimento controllato senza nessun pericolo. In ogni caso, il primo esperimento realizzalo in posto totalmente disabitato, preferibilmente in luogo di alta montagna privo di vegetazione, e colpisci il bersaglio il più lontano possibile dalla fonte di emissione. Majorana è sicuro di quello che fa, però proprio perché ha a cuore l'ambiente, gli dice: fai la prova in una zona dove, se le cose non dovessero andare bene, non ci sono problemi. La seconda fase. La prima fase, abbiamo detto, è stata raggiunta nel 72 e provata nel 76. La seconda fase, rallentiamo lo spin, quindi la materia si surriscalda, Si secondo i genera miei calcoli, calore. raggiungendo la 800. temperatura del 40% del grado di fusione o ebollizione in caso di liquidi. Sì. E questo, per le prove che ha fatto Rolando Perizza, mi ha detto: qualunque sia la corrente di acqua che tu fai passare per raffreddare, la temperatura non si abbassa che
che è di 3, 4, massimo 5 gradi. Quindi la temperatura rimane costante. Questo vuol dire che in queste condizioni, se noi irraggiamo il fascio dubbiero di una centrale nucleare, dove si genera il vapore, o quello di una centrale a gas, o quella di una centrale a carbone, Sì. noi avremo generazione di calore continuo senza più apporto dei combustibili. Quindi potremo fare a meno della parte uranio, possiamo fare a meno del petrolio, possiamo fare a meno del carbone. Del Questo che gas, cosa di tutto. succede? Provate ad immaginare, io prendo a riferimento la centrale di La Spezia perché l'ho potuta conoscere già al momento in cui veniva Progettata costruita, e costruita. e poi sono ritornate. Il grande piazzale per l'accumulo del carbone, e che è il grande via di comunicazione con i nastri trasportatori fino al porto, le banchine dedicate per il carbone, e poi tutte le vie per arrivare nelle miniere della Germania o le miniere che stanno in Cina. Allora, noi potremmo avere l'energia, la centrale di La Spezia, prendiamone quella a riferimento, che può continuare a produrre anche molto meglio di adesso, e dove si trova? Perché non avrebbe più emissioni nocive né polvere né fumi, potrebbe continuare a produrre senza più queste aree di inquinamento e senza più tutte le aree dove adesso vengono abbattuti i fumi e tutte le ceneri, e quindi ridare respiro a una città avendo l'energia in casa, e l'Italia non avrebbe più nessun ricatto da nessuna nazione al mondo. E Questo possiamo per anche fare a meno dire. di immaginare queste super navi gasiere che devono importare il gas di scisto liquefatto dall'America, perché in questo momento ci manca il gas dalla Russia. Possiamo anche evitare quell'importazione là, no? Con tutti i rischi e i pericoli che comporta. Quindi già nella seconda fase, e siamo al 1984, noi avremmo avuto a disposizione l'energia gratuita senza più consumo di, senza più emissione di sostanze inquinanti. La terza fase è stata raggiunta nel 96, 94-96, è la trasmutazione della materia. Sì. La trasmutazione della materia significa ogni oggetto composto da un elemento o da un insieme di elementi, un miscuglio di elementi della tavola di Mendeleev, che è quella che contraddistingue tutti gli atomi di tutta la materia, opportunamente colpita da queste particelle appositamente programmate per la trasmutazione, una sostanza ne diventa un'altra. Gli esempi che sono stati fatti e di cui ancora esistono le prove sono una moneta di argento svizzera, una moneta franco svizzero d'argento, che è stata tramutata in oro. Sì, ci sono quei famosi cubi di gomma Una piuma. barretta di no, di polistirolo, di plastilina, che il figlio del tecnico che aiutava Rolando Pelizza a risolvere i problemi con i computer ci stava giocando. Quando Rolando gli ha detto che poteva fare questo, hanno preso questa barretta con cui stava giocando il figlio, e il figlio ci ha scritto il suo nome, diciamo il nomignolo. Quella barretta è diventata una barretta d'oro. Ma la cosa che, quando è uscito fuori il decreto a livello italiano e mi hanno telefonato, perché io non l'avevo seguito, alcuni amici che erano coinvolti nel territorio, per faceva parte dei siti in cui andare a seppellire le scorie nucleari, parliamo del progetto Sogim, preso così dal provvista, ho telefonato a Rolando. È possibile convertire. Immaginandomi che, perché in quel momento facevano vedere quei bidoni, no, con quel Certo. triangolo che terrifica tutti quanti, gli dico: Orlando, è possibile trattare questi? Sì, è possibilissimo, ma come facciamo a non far esplodere il bidone? Perché io pensavo che si andava ad agire sulla parte interna, che
che poi non è più di un chilo di roba, ma il resto è piombo e cemento che serve da schermo. E lui mi ha detto: perché devi soltanto farlo esplodere? Noi trasformiamo quei bidoni nella loro interezza in ossigeno. Lo guarda, sono rimasto allibito. Perché l'ossigeno? Piero, dall'eccesso di combustibili fossili utilizzati, dalla distruzione delle foreste equatoriali, dall'avvelenamento dei mari, quindi la modifica che stiamo apportando anche al mondo dei marini, ormai stiamo cominciando ad avere una riduzione dell'ossigeno, non se ne parlano, ma si sta riducendo la concentrazione dell'ossigeno, quindi andremo con questo a recuperare l'ossigeno. Per cui hanno previsto di trasportare questi bidoni, mantenendone il pericolo e mettendo fuori gioco vaste aree per centinaia e centinaia di anni. Noi come li prendiamo? Al ritmo di uno ogni 4 millisecondi, quindi possono passare davanti come una mitragliatrice ed rimane ossigeno. Tutte le scorie nucleari, ma tutto, come hai detto tu prima, tutti quelli che sono rifiuti, ridivenderebbero o materia prima come sotto forma di calore o la materia prima sotto forma di gas che servono. Sì. Senti, a Tieni conto. proposito dei gas, c'era questa bellissimo testo in cui venne trasformato del terreno in ozono con l'idea di riparare al buco dell'ozono che l'umanità in qualche maniera aveva, cioè era stato fatto un test per vedere se questa cosa poteva funzionare. Che sai tu a riguardo di quest'ultimo, di quest'altro ennesimo esperimento? Allora, questo riguarda sempre la trasmutazione della materia. Materia, certo. È la prima volta quando Rolando Pelizza, con tutte le angherie e i soprusi e i furti che aveva subito, essendosi rifiutato per più volte di mettere a disposizione la macchina come arma, i potenti hanno utilizzato le loro armi. Sì. La prima cosa che hanno fatto, la prima, una delle cose più pesanti che hanno fatto è stato quello di denunciarlo con una velina mandata ai giudici di essere il mandante del sequestro della signora Oazza, consuocera di Gianni Agnelli. Sì. 89 giorni di carcere. Per essere poi scarcerato perché non c'entrava nulla. Ma nei 3 mesi tutti i giornali italiani Sì. hanno massacrato le imprese di Rolando Pelizza perché ha perduto la fiducia, hanno perduto i figli, ha perduto i clienti, ha perduto tutto. Ma non si è piegato. Pensavano di riuscire a piegarlo, non si è piegato. A quel punto ne hanno organizzato una peggiore. Il giudice Carlo Palermo, ancora vivente, Come no? riceve una serie di documenti per cui emette 3 mandati di cattura, di cui uno internazionale, nei confronti di Rolando Pelizza perché risulta che abbia costruito un'arma da guerra senza le necessarie autorizzazioni. Quell'arma da guerra, considerata arma da guerra senza le autorizzazioni, era stata portata con aerei italiani, scortato da due caccia dall'aeroporto di Bergamo al Belgio per essere provata perché c'era un accordo sottoscritto dal governo belga con Rolando Pelizza per provare la macchina a surriscaldare l'acqua di una piscina. Sì. Rolando Pelizza aveva sottoscritto questo accordo con i belgi e notate, perché per chi è amante può ricostruirlo, il governo belga, lo Stato belga, ha dovuto modificare 3 leggi per poter fare il contratto da Stato a una società privata che era quella di Pelizza. Fatto questo trasporto, la macchina è stata scaricata in un aeroporto e poi trasportata in una caserma e non c'era la
piscina che nell'accordo doveva servire per la prova del riscaldamento dell'acqua. Ma sulla collinetta c'era un carro armato che sparava a salve. Ogni tanto sparava un colpo a salve. E gli hanno detto a Rolando Perizza: non abbiamo la possibilità di fare la prova con la piscina, però possiamo fare la prova su quel carro armato. Chiaramente era una prova bellica. Militare, certo. Rolando Perizza si è rifiutato e allora lo hanno minacciato perché nell'accordo che lui ha sottoscritto, quindi come società, responsabile della società, è obbligato a fare quella prova. Lui chiede l'intervento degli emissari dello Stato italiano, i quali fanno arrivare un altro interprete, perché lui ha firmato il testo sia in italiano che in francese. Sì. Quando arriva il secondo interprete, quindi affidabile, dice lui, e gli spiega: è vero che hai firmato un punto in cui tu non puoi essere obbligato a fare prove diverse da quella del riscaldamento, ma questa Sì, la barretta di plastichina che è stata trasformata in oro. è la. Sì, è quella. Nella. Nel testo francese, gli dice l'interprete, è scritto in modo tale per cui c'è due interpretazioni e una di queste è che tu sei obbligato a farlo. A quel punto Rolando, sentendosi alle strette, e siccome la macchina ha una protezione da quando è stata concepita che va verso l'autodistruzione se qualcuno prova a farne un uso sbagliato, prende un cacciavite di quelli da meccanico che c'ha la parte metallica anche dietro, appoggia sulla macchina, dà una martellata e la macchina si autodistrugge. A quel punto, non essendoci più la macchina, perché per ogni chilo rimangono solo 4 grammi di polvere, quindi la macchina completamente scomparsa, non c'è nessuna possibilità di fare quella prova che loro volevano. Allora, quindi Rolando Pelizza si è mosso sempre all'interno delle regole dello Stato, ma non ha mai sottostato al ricatto dei mercanti di armi e ai mercanti delle guerre. Sì. E questo gli ha portato quindi questa accusa. E proprio per questa accusa, per questo mandato di cattura emesso dal giudice Carlo Palermo, lui si è fatto 12 anni da esule in Spagna. E qui Rolando Perizza mi diceva: ma se mi volevano prendere, se veramente avevano un mandato di cattura e volevano eseguirlo, io telefonavo tutte le sere a casa. Sì. Figure. Essendo sotto controllo, tutti sapevano dove stavo, Certo. ma lo volevano tenere, l'hanno tenuto 12 anni lontano da casa, perché nel frattempo lo hanno spogliato di tutto, compreso di una raccolta di quadri d'arte che lui, da uomo d'affari, aveva acquistato in Spagna e in Francia e teneva custodite in un caveau di una banca svizzera. Sì. Però, visto che pagava la Svizzera e i quadri stavano in Svizzera, da italiano ha detto: perché non me li riporti in Italia? Aveva trovato una collocazione a Brera. Sì. E parole sue: per l'assicurazione ed il trasporto ha pagato 170 milioni. E i quadri si trasportano con le autorizzazioni del Ministero delle United. Quindi Certo. era tutto lecito. Beh, quando lui è potuto rientrare in Italia, dei quadri non c'era più niente, perché gli avevano fatto fallire tutto. Tutto. Lo Tipicamente. hanno spogliato. Sì. Perché? Perché la logica è sempre quella: ridurre in povertà, perché quando si è poveri poi si cede. Sì. Rolando non ha mai ceduto. Sì. Allora, senti, in riferimento, io ho ascoltato bene alcuni dei passaggi anche di Alfredo Ravelli, no? Sì. E una delle cose che mi ha, anche di Pellizza, però li ho ascoltati, una delle cose che mi ha colpito di più è che loro si rendono sempre disponibili a fare dimostrazioni della funzionalità della macchina a patto che gli si garantisca la protezione. Dicono sempre questa cosa: se mi garantite una protezione,
personale, familiare, un luogo dove è sicuro, dove devo fare questa cosa. Noi siamo disposti a, allora Pellizza, adesso insomma Ravelli, a dimostrare il funzionamento di questa macchina. Che cosa vuol dire questa? Quando Rolando Pellizza, allora, cosa vuol, quando Rolando Pellizza scriveva: mi permetterete di dare una mano a questo mondo ammalato? Magari. Che cosa si intende questa protezione e perché è così indispensabile questa? Lettera aperta, ti metto a chi è stata mandata. Sì. Leggila tu perché non si distingue bene. Leggila tu, leggila tu. La lettera aperta non mette a fuoco bene la telecamera. Leggila tu. Allora, lettera aperta, con cortese richiesta di un consiglio a Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, al caro Presidente della Repubblica Sandro Pertini, Sì. Sì. al Presidente del Consiglio Onorevole Bettino Craxi, al Ministro di Grazia e Giustizia, Senatore Mino Martinazzoli. Sì. 1 gennaio 1985. Sì. Qui lui rifà una cronistoria delle cose che gli sono capitate e chiede: mettetemi a disposizione per provare la macchina. Io l'idea che mi sono fatto è che questa lettera non sia mai stata recapitata ai destinatari. Perché Mino Martinazzoli, Sì. prima di diventare politico affermato, era stato per molti anni il legale della famiglia e legale delle aziende di Rolando Pellizza. Io sono sicuro che queste lettere, mandate ufficialmente, siano state intercettate da chi? Dai servizi. E gli hanno fatto un bel servizio. Scusami, non c'è altro. La protezione che chiedeva Rolando Pellizza era una protezione per la sua incolumità e per poter certificare che cosa faceva la macchina in modo da metterla a disposizione. Ma questo non lo vogliono quelli che ci detengono il potere attraverso la creazione delle scarsità. Perché con la terza fase, Sì, produciamo mentre con la seconda tutti calore, energia e possiamo andare possono fare a meno di andare a scavare avanti. pozzi Certo, di petrolio, pozzi di gas, olio tutto. dalle mine, a livello di terza fase, con la trasmutazione della materia, non serve più nulla di quello che andiamo a prendere nelle miniere, come non servirebbe più il coltan e le terre rare che andiamo a prendere in Africa, Certo. che per poterle rubare e portare via scateniamo le guerre tribali, no? Perché questa è la cosa vergognosa, che noi non ci rendiamo conto di come siamo corresponsabili, perché quando utilizziamo i telefonini, Sì. dove per farli di queste dimensioni e per farli efficienti utilizzano quelle terre, quelle terre sono macchiate di sangue, come i diamanti. Perché Certo. i commercianti, quelli che ci devono speculare sopra, non guardano per il sottile, guardano solo l'utile e i morti sono dei costi indotti. Ecco, con la macchina di Majorana, dal momento che si può andare a trasmutare qualunque materia nell'altra che serve, noi possiamo partire dai materiali che sono più diffusi, che può essere l'acqua, la sabbia, i I materiali depositi riciclati. di spazzatura di Malaglotta, io quelli a quelli punto. Ce n'è tanta là di materia prima. Ma sicuramente tutto quello che è rifiuto, tutto Sì. quello che è ricevuto oggi può essere riciclato e ritornare ad essere materia viva. Tutto questo può essere fatto da una serie di macchine, non una sola macchina. Certo. Una sola macchina è come tipologia, perché poi va riprodotta per ogni uso. Preciso questo, quando all'inizio ha chiesto la mia collaborazione, quindi io mi sono spostato più volte su, proprio perché in previsione di utilizzare la macchina nelle centrali termiche e nucleari, la domanda era: Rolando, ma se a utilizzare la macchina puoi essere solo tu, non puoi stare nei 414 siti delle centrali nucleari o nei 25.000-30.000 siti dove stanno le altre centrali? E per ogni centrale ci serve una macchina.
E lui mi ha detto no, perché nel momento in cui c'è una macchina che io programmo per svolgere un compito, che sia quello di annichilire i rifiuti o quello di surriscaldare una centrale, vado a preparare un altro individuo che nel momento in cui serve quella macchina la può accendere, la macchina gli risponde e fa solo quel compito. Appena qualcuno prova a modificarla, la macchina si annulla, si autodistrugge. Quindi noi avremmo potuto preparare, su mio suggerimento, perché anche all'interno della mia azienda, quando lavoravo io, e se dava un macchinario particolare a un solo dipendente, purtroppo scattava sempre il meccanismo che dal momento che io so guidare questo attrezzo, ne diventa, come fosse il proprietario, strumento dedicato, se no non lo adopero. Allora l'accordo era che per ogni macchina avremmo preparati, a scelta dell'azienda che la utilizzava, un turno di 6 persone che si sarebbero alternate e ognuno aveva la possibilità di farla funzionare per quello che era stata progettata, assemblata, montata e programmata. Quindi noi avremmo avuto per ogni impianto, per ogni macchina, un gruppo di nostri Una colleghi, squadra di 6 persone. una squadra, che quindi essendo una squadra nessuno diventava poi ricattatore degli altri. Di questo ne avevamo già discusso. E c'è anche da dire una cosa, che dal momento che la macchina oggi è sviluppata dalla terza e alla quarta fase, una cosa Ripetiamo che qual è la quarta fase. La terza l'abbiamo. La quarta fase è la fase che è stata raggiunta l'8 gennaio del 2006. Traslazione della materia, no? La traslazione, Traslazione della materia. della materia. E qui Siamo al però, teletrasporto praticamente. esatto, se parliamo di materia, in quanto è il teletrasporto, se parliamo invece di sostanza vivente, Sì. la traslazione può avvenire nell'asse del tempo, a ritroso, non in avanti. La macchina, che è il risultato di una collaborazione di due uomini straordinari e un'entità spirituale, che strada facendo ha aiutato Rolando Pelizza di volta in volta a risolvere i vari problemi, e prima era un'entità come un'apparizione, poi un sogno, poi una nuvola, poi una voce parlante, dal 1998 è diventata una persona fisica, sempre della provincia di Brescia, che si chiamava Alfonso Salvi. Perché si chiamava? È venuto a mancare, non lo so questa cosa. Allora, Alfonso Salvi, a un certo punto, fatta la terza fase, Rolando Pelizza ed Ettore Majorana fremevano, perché ormai alla soglia degli 80 anni l'uno e dei 100 l'altro, Sì. chiaramente volevano arrivare alla traslazione della materia sull'asse Del del tempo. tempo, il ringiovanimento di un organismo dove c'è vita. E Rolando Pelizza, una volta che questa entità gli dici: da domani i miei compiti saranno svolti da Alfonso Salvi, che tu hai conosciuto, in effetti ne aveva sentito parlare, un giovane asceta, un giovane particolare, di cui diciamo brillava l'umanità, il senso d'umanità e anche quasi diligenza. Rolando, immediatamente, come era nel suo stile, prende parte e va ad incontrare Alfonso Salvi. E per sollecitarlo, visto che siamo arrivati, noi dobbiamo arrivare. Alfonso Salvi dice: calma, Rolando, dai tempo al tempo. Era sotto le feste di Natale del 1998. La quarta fase, tu e il tuo maestro la raggiungerete tra il 14 e il 16 gennaio del 2006. Rolando è rimasto interdetto, come? Ancora 8 anni? E Alfonso Salvi gli ha detto: perché quel giorno io morirò.
ha inchiodato quindi Rolando Pelizza a frenare, perché non c'era in ballo il raggiungimento della quarta fase, ma c'era in ballo anche la vita di Alfonso Sacchi. Sì. Per cui in quegli anni hanno continuato a sviluppare la macchina passo dopo passo, fino ad arrivare all'autunno inoltrato del 2005, quando hanno potuto provare la macchina su dei vegetali. E Sì. la prova clou l'hanno fatta con una rosa. E irraggiata, Sì. proiettando sulla rota le particelle di antimateria, Sì. la rosa che era ormai completamente aperta ma ancora viva, perché aveva da fare il seme, quindi la rosa era ancora viva con i petali, la rosa è tornata a bocciolo. Incredibile. A quel Incredibile. punto hanno fatto la prova sul messa a punto la macchina su una specie vivente più evoluta, un animale. Era il cane del convento, il cane che ormai prossimo ai 18 anni, quindi si trascinava gli No, acciacchi, non la mi dica che è vita. diventato cucciolo perché guarda, mamma mia. Erano sul piazzale quando hanno fatto la prova. È documentata anche dai servizi segreti perché controllavano ormai da anni Rolando Pelizza tramite due satelliti. Il cane è tornato a cucciolo da poco più di un anno e immediatamente, come tutti i cuccioli, si è messo a correre sul piazzale e quando incontrava degli ostacoli, li saltava ripetendo gli esercizi che aveva imparato a 4 anni quando era un cane da spettacolo in un circo. Questa è stata la prova che ha convinto Ettore Majorana che la memoria, cioè quello che è l'esistenza di un essere vivente, non è nella sostanza fisica, Sì. non è in quello che è la parte fisica, ma è nella parte immateriale. Nella parte energetica spirituale, E chiarissimo. quindi si è convinto che avrebbe potuto procedere al sottoporsi lui personalmente alla prova e hanno iniziato a concordarla. L'accordo preso anche con Alfonso Salvi era stato, e questo a fine 2005, che la prova loro l'avrebbero fatta il 15 gennaio 2006. Ecco perché il libro Sì. 2006 Majorana. Majorana, Sì. perché è documentato con delle lettere Sì. Sì, le prove che sono state fatte. ricordiamo lettere che poi sono state sottoposte a perizia calligrafica in cui Sono autentiche. autentiche, sì, ma La certo. prova quindi doveva essere fatta il giorno 15. Però c'è un atto di impazienza da parte di Ettore Majorana e l'8 gennaio del 2006, quindi con 7 giorni di anticipo sulla data stabilita, decide di fare la prova. Ormai lui è sicuro. Deve guadagnare tempo. Vi leggo direttamente la lettera. Sì. Italia, 8 gennaio 2006. Caro Rolando, quando leggerai questa mia, sicuramente ti arrabbierai. Sono le 9 del mattino. Ho dato tutte le istruzioni al priore. Come e cosa deve fare? Realizzo l'esperimento. So bene che ti dovrei aspettare perché la data fissata era il 15 prossimo, ma non ho resistito. Tutto è perfetto. Non ho nessun dubbio sulla riuscita in questo caso. Guadagniamo tempo, sai bene che fra qualche giorno compi 100 anni. Sono sicuro che perdonerai questo mio desiderio.
Il priore ha insistito affinché faccia una foto per ricordare questo giorno e il mio aspetto. Ciao Ettore. Vi invito e li rileggo tre passaggi che sono molto importanti. Prima fissa, allora, la prima è la data, Italia 8 gennaio 2006. Maiorana scrive sempre Italia e poi la data. Sì. Che Per dimostrare due cose dette da Rolando. non si è Primo, mai mosso dall'Italia. non è mai mosso dall'Italia e che lui tiene a che questo cambiamento parta dall'Italia. Destinatario è il mondo, ma a diffonderlo deve essere l'Italia. È patrimonio degli italiani, quindi responsabilità di tutti gli italiani. La seconda, la precisazione dell'orario. Sono le 9 del mattino. E poi ho dato le istruzioni al priore. Questo purtroppo è una cosa molto importante che segnerà l'epilogo. Lui ha dato le istruzioni a una terza persona che non era Rolando Felizzi. E questo non poteva farlo, non era nei suoi poteri. L'altro, il priore ha insistito affinché faccia una foto, quindi è la dimostrazione plateale che stava passando al ringiovanimento. E parlando del priore, ci conferma con questa lettera che lui era ricoverato in una struttura conventuale. Sulla stessa lettera, post scriptum, sono le 12. E non è avvenuto nulla. Sembra impossibile, eppure è vero. Ora ricordo quello che mi dicesti. Avevi ragione. Dovevo aspettare la data stabilita. Ho fatto lo stesso errore tuo, però nel mio caso non poteva esserci nessuna catastrofe. Semmai si sarebbe ripercorsa solo su di me. Ti aspetto ansiosamente, tuo Ettore. Rolando, che si stava preparando, era rientrato, rientrava da un giro in Europa, in Spagna in particolare. Il giorno 11 rimanda attraverso il corriere che loro utilizzavano, era un frate che si vestiva in modo laico e viaggiava quindi indisturbato. Brescia, 11 gennaio 2006. Caro Ettore, ho ricevuto la tua lettera di 3 giorni fa. Non sono arrabbiato, ma solo rattristito. Ieri abbiamo fatto il funerale di Alfonso. Guarda caso è morto il giorno 8. Ti ricorda qualcosa? Verrò da te il più presto possibile. Ciao Rolando. Sì, esattamente. Si è avverato quello che Alfonso Salvi aveva detto. Sì. Quel giorno della prova io morirò. Ma è anche la conferma che la macchina è stata sviluppata. Non ha funzionato a Ettore Majorana? Perché Perché non sono stati rispettati i tempi degli accordi, chiarissimo, non certo. sono stati rispettati i termini e automaticamente Ettore ha perduto quella facoltà di poter governare la macchina. Senti, a riferimento di questa cosa, questo passaggio che per me era sconosciuto, non sapevo di questa figura, Alfonso Salvi, l'impressione che ne traggo è che si tratta di una macchina il cui principio di funzionamento non è né fisico né meccanico, ma è spirituale. Ma qui entriamo in una visione. Noi siamo abituati a vedere la scienza distaccata dalla spiritualità, le macchine divise a pezzi, la società che si incarica di dirci quello che è vecchio, quello che è giovane, quello che è. L'universo è uno. Noi siamo tutti delle cellule nell'uno. Noi non siamo un fegato o un cervello o dei piedi. Abbiamo il cervello, gli occhi, le orecchie, il fegato, il cuore e anche i piedi. La macchina è un tutt'uno con quello che gli è attorno. Per semplificare, per chi ha avuto la pazienza di rimanere ad ascoltarci, la macchina è una serie di scatole una dentro l'altra, la prima è di alluminio, la seconda in vetro, la terza di materiale magnetico e così via. Sono 6 scatole fino all'ultima esterna. Queste scatole, costruite in una modalità che non consente luci nei punti di contatto,
Sì. hanno una funzione di schermare la parte del cuore da tutte le influenze esterne. Le scatole, così come sono assemblate, servono a garantire che all'interno ci sia quello che è chiamato il vuoto, un punto dove c'è il vuoto cosmico, dove non c'è campo elettrico, non c'è campo magnetico, non c'è campo gravitazionale. Le scatole e i motorini realizzano questo vuoto. E in questo vuoto cosmico, all'interno di quel cilindretto che tu hai fatto vedere nelle slide, Sì. che si genera l'intenzione della particella e nasce la particella di materia, di antimateria. La bobina che sta intorno a quel cilindro di alluminio e che sta intorno al tubo quadrangolare che la espelle serve soltanto a dare l'input, l'impulso, l'intensità e a dare le caratteristiche dove deve arrivare. Questa è la macchina. Tu mi hai fatto una domanda che è rimasta senza risposta prima, quando lui ha trasformato la sabbia in ozono. Sì. La prima volta che lui ha trasformato la sabbia in ozono era in Spagna, quando era esule. Sì. Perché, saputo delle disavventure economiche e della perdita di tutte le ricchezze, e non potendo restituire i soldi ad alcuni imprenditori che glieli avevano imprestati per Sì. Sì. realizzare la macchina, lui ha forzato, anche con i pochi contatti che riusciva ad avere con Ettore Majorana, ha forzato quell'amico svizzero Sì. Sì. a elaborare programmi, calcoli e formule per provare da solo la trasmutazione della materia. Ed è stato in una delle cene, quando lui spiegava, convinto che avrebbe fatto la trasmutazione, che il bambino ha preso quel listello e c'è scritto sopra Timmy, che era il nomignolo, Sì. Sì, l'abbiamo visto prima. per dare, e lui quando è tornato gli ha ridato quello che è trasmutato in oro. Non si è limitato a quello, a quel punto lui aveva bisogno di più oro. Sì. Lavorando in questa ditta che faceva giocattoli per bambini, mantecanze, calzature, cioè lavorava la plastica, Sì, gli scarti industriali sono stati trasformati. Ho visto quel video, lui interessantissimo. aveva di fianco all'area dove lavorava lui una catasta, proprio un mucchio di cubi che venivano utilizzati, venuti male, ma erano i cubi che venivano utilizzati da quella ditta, ricoperti di vinilpelle colorata che serviva per fare dei cubi per i bambini o Sì. Sì. dei seggiolini o dei cubi che venivano assemblati per i giochi dei bambini piccoli. Eccolo. Lui, eccoli qua. Lui, quando ha portato a compimento la trasmutazione, la prima cosa che ha pensato, come la maggior parte di noi, di trasformarlo in un metallo che gli avrebbe potuto consentire di rientrare in possesso dei soldi per ridare a quelli che gliel'avevano prestati e rimettere in piedi la fondazione che con l'accordo di Ettore Majorana aveva in animo di costituire a nome dei suoi genitori per Sì. Sì. rendere pubblica la macchina e per poterla sostenere e per poterla sviluppare. Quindi la macchina andava nella fondazione, non andava nelle tasche di Rolando Pelizza. Quando a forza di prove ripetute è riuscito a trasmutare quei cubi, ne ha trasmutati più di 120, 130. Sì. Sì, eccoli qua, Ognuno sono questi. pesava 55 Sono kg. questi cubi che vengono trasformati, tra l'altro, in un 5 millesimo di secondo ognuna di queste operazioni. Abbiamo visto, insomma. Una proiezione. Sì. A quel punto però si è trovato il problema. Dove li nascondi? Sì. La Vai a scavare un buco, ma avrebbe dovuto portare via la breccia e le altre. E quindi si sarebbe scoperto, no? te. Sì. Allora, con la macchina ha trasmutato, facendo una buca, quello che era il pavimento e la breccia sottostante, sabbia e breccia, in ozono, lasciando da parte una piccola quantità che gli è servita poi a ricoprirlo. Sì. Sì.
E a me. Senti, quindi da qualche parte ci sono seppelliti 8 quintali, 8 tonnellate, 8 quintali, non mi ricordo, di oro. Ora, 8 tonnellate e 7 quintali. Il, va bene, ok. Che lui, nei video tu vedrai, che lui prova, perché Sì. ogni cubo sono 65 kg, Sì. dove lo porti? E Certo. se ne accorge, quanto vale la pelle di uno che porta in giro 65 kg d'oro? Poco, molto poco, non vale quasi niente. Va bene, allora Piero, ascolta. Monetizzarlo, che cosa ha fatto? Ha preso, e si vede, sembra uno scempio, no? Sì. Ha preso quello che chiamiamo frullino, un disco Sì. diamantato, Sì, e e l'ha li ha tagliato tagliati, a fette, affettati, sì. perché quelle fettine poteva metterle dentro la borsa, e anche se pesavano quasi 20 kg, comunque si portava. Ecco, Certo, sì. questo però, il fatto che li ha portati fuori, ha provato a collocarli, ha fatto uscire la notizia che lui aveva l'oro. Sì. Quell'oro è stato intercettato da alti E emissari te pare, governativi, vado. E siamo sempre là. anche con un alto prelato del Vaticano che ha fatto da garante, e gli hanno promesso che gliel'avrebbero acquistato, riconoscendogli però il 50% del valore di quel momento, Sì. perché gli altri lo monetizzavano, ma dovevano avere la loro parte. Però c'era un problema di credibilità. Quali Sì. erano le garanzie? Rolando Perizza non era libero di muoversi. E questi emissari, con tanto di garanzie governative e del Vaticano, di quest'altissimo prelato ancora vivente, hanno firmato un patto. E gli hanno detto: noi non possiamo pagarti per l'oro, perché se te paghiamo per l'oro, chiaramente si scopre che c'è una macchina che può produrre l'oro. Tutte le riserve di oro non avrebbero più nessun valore. Allora, siccome tu hai un brevetto, perché hai brevettato una spugna oleofila, Sì. una spugna che buttata a mare Sì. Gli raccoglie tutti i prodotti del mare idrocarburi, sì. e non l'acqua, gli idrocarburi, però non riesce a commercializzarla. Noi abbiamo la forza, la capacità e la voglia di farlo. Il contratto lo facciamo perché ti riconosciamo questo brevetto, ne assumiamo Il controllo. l'onere della commercializzazione, il controllo, e per questo ti diamo quella cifra che abbiamo pattuito per l'oro. Va bene, chiarissimo. A quel punto, per rendere credibile, queste persone, dice, iniziamo subito la pubblicizzazione, e fanno un'intervista a Rolando Pelizza direttamente, mandata in onda e ancora in rete, con il conduttore La Volpe, che gli fa reclamizzare la spugna oleofila. Per Sì. Sì. cui Rolando si convince che stanno giocando sul serio, perché stanno scomodando la Rai 2 per Sì. Sì. farlo, e a quel punto dà via libera e dà l'accesso al prelievo dell'oro. Portato via l'oro, a Rolando Perizza gli è rimasto zero. Zero. E vai alla grande, bellissimo. Va bene. Allora, Piero, io direi che abbiamo fatto una, come dire, abbiamo tirato le file di questa narrazione assolutamente fantastica, interessante. Naturalmente non è finita qui, ci sono... mi piacerebbe che tu tornassi sul canale per approfondire ancora aspetti, anche con magari ulteriori contatti rispetto a questa avventura, perché merita, merita, a questo punto ne vogliamo sapere di più, noi tutti del canale ne vogliamo sapere di più e ti rinnoviamo l'invito a tornare, però naturalmente... Volevo anche lasciare un po' di spazio agli amici che ci hanno seguito. Ti faccio leggere qualcosa perché, insomma, poi è giusto così. Tutta la notte andiamo avanti, fantastico, grande serata, complimentissimi perché è giusto. Un bel sogno, una colonia non è libera di decidere in proprio. Tra l'altro, rispetto a questa cosa, c'è anche un'indicazione di Rolando Pellizza che chiede espressamente che venga. Levato, tolto, comunque cambiato l'articolo 33 della Costituzione in cui mi pare che sia l'articolo 33 in cui si dice che
l'Italia favorisce la ricerca, la libera ricerca, promuove la libera ricerca delle scienze, insomma, questa allora, cosa. Visto quello che è successo a me, cancellatelo perché non è vero. Appunto, cancellatelo perché non è vero, chiaramente. Benissimo. Allora, detto questo, diamo una possibilità ai nostri amici che ci hanno seguito con tanta pazienza da casa, chi vuole, se vuole, di intervenire. Io naturalmente già ci sono gli curatori del canale che li vedo che hanno. Vi ricordo che voi che siete i curatori del canale Telegram avete già i microfoni aperti, non è necessario che io ve li apro, quindi sia Marigan Gemi che Giulio Candiolo possono intervenire quando vogliono. So, perché lo vedo, che c'è Fabio di Fattore Evolutivo, che tra l'altro è nel settore, è nel campo, anche lui si occupa di distribuzione di energia nelle reti elettriche, lavora proprio su questo, quindi potrebbe essere interessante anche ascoltare da parte sua una riflessione. Comunque, se ci sono degli amici che hanno piacere a fare qualche domanda, vi prenotate come fate solitamente, così vi apro i microfoni e vi ascoltiamo in live le vostre riflessioni. Detto questo, ancora un approfondimento, l'ultima domanda da parte mia: perché quel video, aspetta, di quel giovane di 23 anni che adesso non mi ricordo come si chiama, avevamo visto la foto, Oscar Valente. È Oscar Valente, perfetto. Gli è stato riferito che lui può tranquillamente parlare di questa cosa, tanto nessuno lo avrebbe creduto, ma non è più tenuto a costruire ulteriormente ulteriori prototipi e macchine, perché questo ne avrebbe per lui grave conseguenze. Allora, perché soprattutto, magari anche noi qui questa sera ne possiamo parlare, ma oltre al chiacchierare non possiamo andare? Che cosa si rischia in concreto? Cioè, tu ti sei mai posto dei problemi per la tua persona? Perché stai andando in giro in tutta Italia a raccontare questa storia? A 80 anni che cosa posso perdere? grande Piero. Cioè, io mi pongo la domanda: che cosa posso fare con quello che mi è dato di vivere, no? Perché ha senso solo quello che faccio, non quello che difendo. Certo. Non c'è assolutamente nulla. E che cosa ci può essere di più importante che contribuire a portare avanti una soluzione che renderà ancora vivibile la terra, l'umanità sulla terra? Perché se non mettiamo in campo la macchina, i disastri climatici già descritti da Ettore Majorana nel 1978-79 cancellerà la vita sulla faccia della terra, e l'unico strumento che abbiamo è la macchina. Gli altri sono soltanto dei palliativi per specularci sopra, come hanno fatto fino adesso. Sì. Va bene, allora vediamo, apriamo il microfono a Roberto che ha chiesto di parlare. Consenti, apriamo il microfono, vediamo cosa sta succedendo da quest'altra parte. Allora, Roberto, aspetta che ti apro il microfono, consenti di parlare, vediamo, consenti, andiamo, forza Roberto, sei in linea, anche apriamo il microfono a Mario, vediamo, consenti di parlare, qualcuno di voi? Avete i microfoni aperti, pronti? Sì, pronto? Sì, chi è che parla? Mi sentite? Sono Roberto. Ciao Roberto, da dove ci chiami? Da Cagliari. un'altra isola. Più. Sì. Dunque, no, stavo chiamando perché, conoscendo da tempo ormai, avendo ascoltato e letto tutto quello che si poteva sulla storia sia di Majorana che di questa macchina da tanti anni, sono arrivato alla conclusione, purtroppo, visto quello che stiamo vivendo oggi, che con questa elite, chiamiamola così per non dire altro, che controlla comunque il pianeta, non è possibile, o almeno controlla la parte occidentale, ma non so se permetterebbe di fare qualcosa anche dall'altra parte, nella parte orientale del pianeta. Temo che purtroppo, anche se ci fosse la possibilità di poter utilizzare questa macchina, probabilmente essendo Majorana con quella foto che aveva mostrato di ringiovanimento, perché è diversa rispetto alla cosa
da cui era detto, non ci sia niente da fare. Cioè non darebbero mai la possibilità di poterla utilizzare in qualche maniera e quindi bloccherebbero tutte le possibilità, come hanno fatto magari con tutte le altre tecnologie che negli ultimi 80-100 anni si sono realizzate, ma che poi o sono stati fatti sparire chi è che le ha inventate o semplicemente hanno acquistato i brevetti, li hanno messo dentro dei cassetti e lì sono rimasti tutto quello che poteva aiutare veramente Sì. l'umanità in maniera concreta. Quindi mi chiedo solo una cosa, è possibile che queste cose possano succedere, possa essere utilizzata eventualmente solo dopo una soluzione radicale, cioè i famosi 3 giorni di buio e il passaggio in quarta dimensione, degli Sì. abitanti di questo pianeta in una cosa del genere? Ok. Oppure... Ok, Roberto, ti ringrazio. Vi chiedo di essere un po' più sintetici per poter dare la possibilità a più persone di sottoporre, insomma, le loro riflessioni a Ok, Piero. Grazie, grazie. mi No, scuso per la vai questo è stato tranquillo, Piero. Allora, brutto. collaboriamo tutti e riusciamo in questo. Allora, insomma, il ragionamento che faceva Piero, scusa, Roberto, insomma, adesso mi sfugge, non è tanto, insomma, blasfemo, nel senso che forse riusciremo ad avere accesso all'utilizzo di queste macchine quando c'è un cambio coscienziale in tutto il genere umano e forse questo cambio coscienziale potrebbe avvenire a seguito di grossi cambiamenti nella società, forse anche grazie all'intervento di fratelli superiori. Ecco, fino a quel momento siamo insomma impelagati in beghe così tra noi umani, quindi piccolo cabotaggio. Io Come? sono convinto, sono estremamente convinto che invece noi siamo ormai prossimi all'utilizzo di questa macchina. E questa è una bella notizia. Ti ringrazio. Ma perché la macchina, allora, quando nel 38 Majorana è sparito, nelle discussioni con i fisici non gli si riconosceva l'attendibilità. Sì. Era una bella idea, Marco. Majorana si è ritirato, ha studiato per rendere tangibile e Sì. quindi Sì. non più contestabile che quella teoria in effetti era quella giusta. Quello che Majorana chiede a Pelizza Sì. è di dire Sì. che lui non ha fatto in tempo a sviluppare la sua teoria e il progetto della macchina prima che gli altri arrivassero a costruire la bomba nucleare. E su questo io adesso la butto lì, poi ne ridiscutiamo. Sì. Sì. Come mai che in Europa, e specialmente in Germania, dove erano quelli che stavano all'avanguardia nella costruzione, nei saperi dell'atomo, non si è costruita la macchina? Mentre in America, dove hanno dovuto importare tedeschi e altri fisici hanno costruito la macchina. La seconda domanda, e la lascio lì, poi sarà oggetto di discussione. Se la bomba fosse stata costruita là e anche i fisici europei l'avessero messa nelle mani di Hitler, staremmo Sì. ancora a discutere o saremmo tornati all'anno zero? Saremmo tornati all'anno zero, probabilmente. Allora la domanda... Erano liberi quei fisici che si sono messi a disposizione mettendo le loro competenze nelle mani di chi l'ha usata contro uomini, donne e bambini inermi? O Sì. si sono comportati da liberi quelli che si sono nascosti per non metterla a disposizione? La seconda che hai detto. Perché è raccapricciante quando si legge il protocollo attraverso il quale hanno scelto le due città da colpire. Sì, si E tra le dovevano. condizioni quindi ci sono che dovevano essere ad alta densità, Sì, lo conosco benissimo. Ho letto, guarda, ho letto i libri su Hiroshima, documenti terribili, ve lo consiglio, è un libro che. l'hanno programmata sapendo che sotto c'erano esseri viventi. Assolutamente, dovevano essere città che non erano mai state colpite da bombardamenti, in maniera Dovevano tale che verificare gli dovevano. effetti. Dovevano essere assolutamente sì. Questo è raccapricciante perché io oggi ho il dubbio che stanno facendo lo stesso esperimento
perché sono passati dalla bomba nucleare al controllo Sì. del genoma umano. Sì, bravo, grande. Ma aspetta, fermiamoci qua perché oggi ho aperto un canale nuovo. Domani devo caricare questo video sul canale nuovo. Non è che voglio stabilire il record mondiale, il Guinness dei primati, che mi faccio chiudere un canale in meno di 24 ore. Aspetta un attimo, fammelo durare almeno 48 ore, aspetta. Comunque sì, assolutamente, riflessione assolutamente interessante la tua. Allora, vediamo. Perché la Vediamo. macchina, ti stavo dicendo che l'ho utilizzata, Sì. Sì. perché mentre Rolando Pelizza costruiva la macchina, Ettore Majorana ha continuato i suoi studi allargando a che cosa si stava andando incontro a livello di clima, a Sì, livello di certo, politica. i cambiamenti climatici. Aspetta, aspetta, Mario, stanno arrivando. Ma sì, Mario, vabbè. Piero, aspetta che stanno arrivando una quantità di messaggi spropositati. Guarda, ti faccio vedere qualcosa. Supponendo che ci fosse la possibilità di costruire la macchina oggi, come la si metterebbe in funzione? Se questa operazione era possibile, ovviamente, a soggetti specifici come Pellizza, vedi Pellizza? Cioè, oggi ricostruire la macchina, poi. Se questa macchina ha un'interazione spirituale con l'operatore, quell'operatore è venuto a mancare, chi è che la fa funzionare? Giusta come riflessione, spettacolo, avete ragione. Allora, chi ha messo Ettore Majorana sul percorso di trasformare un'idea in una macchina e ha messo in collaborazione un altro giovane che Grandissimo, non hai bisogno di spiegare altro. ha prodotto questi due effetti? È qualcuno, qualche entità, qualche forza che sta al di sopra dell'umanità. Nel momento in Benissimo. cui si genera una popolazione, non tutto il popolo, ma un gruppo di anime che sono capaci di pensare con la stessa etica di Ettore Majorana e Rolando Pelizza, di anteporre quello che è giusto a quello che mi conviene, e quindi sulla scorta di questo orientamento Sì. saranno anime che si ritrovano a formare questo popolo, si formerà automaticamente chi avrà ancora i poteri di usare quella macchina solo per il bene dell'umanità. Ah, allora, guarda, ti promuovo sul campo, ti faccio la tessera premium come ti posso dire, animatore del canale Le Ali del Bruco, perché insomma hai 80 anni ma sei veramente dentro il nuovo mondo, mani e piedi, insomma noi lavoriamo su questo, felicissimo di averti ospitato, non, se, è proprio questo il life motive che ci muove in questo gruppo, in questa chat. Bellissima questa cosa. Allora, ritorniamo invece sulla piattaforma di Telegram. C'ha il microfono aperto, Mario, ma lo apriamo Pronto? anche a Teresa. Mario, ci sei? Pronto, Sì, Mario? buonasera. Ciao, Mario. Sentite? Allora, dici tutto. Allora, volevo sapere qual è la vostra opinione in merito alla lettura che ha fatto del fenomeno di Majorana e della macchina il professor Malanga circa 2 anni fa nella conferenza La pista aliena tenuta a Montenero, a Livorno, dove lui parla ad esempio delle foto di un Majorana ringiovanito come un clone dell'allora dotto Majorana e ne ritrova le caratteristiche nelle sue movenze, nel suo posizionamento rispetto al Pelizza, al fatto che nasconde la mano destra essendo una copia e quindi mancante della cicatrice che si era fatto in giovane età. Non so come poter collocare, diciamo, l'analisi che fa il Ok, professore in questo racconto. Grazie. grazie a te Mario, gentilissimo. Allora, Mario ha sicuramente assistito a qualche conferenza del dottor Malanga che ha mosso dei dubbi, ha avanzato dei dubbi rispetto a questa cosa. Tu che ne pensi rispetto a questa cosa? Io ho ascoltato, dopo che mi è stato segnalato, Sì. la registrazione di quella giornata. Sì. E quello che ne ho tratto io è stato purtroppo un'amarezza, Sì. Sì. perché nella dissertazione viene svilita, sfumata, messa in secondo piano e fatto sparire l'opera di Rolando Pelizza, che se è vero che la tecnologia, la fisica erano di Ettore Majorana, ma senza l'abnegazione, la testardaggine
Sì. e le risorse che Rolando Pelizza è riuscito a spendere di suo e a convogliare quelle degli altri per farlo, noi non avremmo avuto la macchina e quindi saremmo all'anno zero. E quindi non mi è piaciuto questo. Per quello che sono le sue dissertazioni, che partono anche dalla lettura di alcuni libri e Sì. dalla conclusione di un processo che in Italia si è chiuso dopo il 2015, che danno credito alla permanenza di Ettore Majorana in Sud America e sarebbe ritornato nel 59. Sì. È smentito da Rolando Pelizza, il quale era meticoloso nella tenuta dei registri e delle scritte delle lettere. Il suo contatto è avvenuto il 1 maggio 1958. Mentre dall'altra parte questo signor Bin e altre cose solo per sentito dire. Sì. Sì. Non ci sono prove, non ci sono documenti. E mentre sulle fotografie che sono state messe a Analizzate, sì, da una delle maggiori aziende in Italia, certo. Rolando Pelizza, c'è una perizia Ci sono le fatta perizie. dal più grande studioso e perito del Di 7-8 tribunale, perito di tribunale, adesso mi sfugge. con la Chantal per la attendibilità delle lettere e degli scritti. Io qui ho i documenti, dall'altra parte ci ho sentito dire, Sì. e l'ascendente è un grande ascendente che c'ha chiaramente Corrado Malanga, Sì. ma non ha portato documenti. Sì, va bene, è l'opinione di Corrado Malanga, non è un'opinione, è un'opinione, magari la si ascolta, non è che la dobbiamo prendere come collo oculato. Allora, andiamo avanti con qualche altra interazione. Leni Bohem, hai il microfono aperto, vediamo, apri anche il tuo, vediamo se riusciamo a sentirti. Leni? Pronto? No, vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole Poi, intervenire. Sì, pronto, pronto? pronto, sì, chi è? Giulio, Giulio. Sì, Ciao ciao caro. Fra, buonasera, buonasera e grazie per questa splendida serata e per le tante cose che abbiamo acquisito, veramente tanti dati. E volevo, a parte che Majorana, cioè c'è pure anche la versione di Bon Giovanni che è stato visto che nella terra cava, insomma, Vabbè. quindi sappiamo che c'è veramente tanta leggenda che tanto ci si confonde. Io volevo chiedere al professore se poteva darmi alcune spiegazioni rispetto a una cosa che mi interessava molto perché lo seguo, rispetto alla relazione tra Pelizza e Carlo Palermo, perché è una cosa che rimane, come dire, un po' così aperta, anche perché sono costati 10 anni di autoesilio, e quindi capire, perché lui spesso dice che è stato. Dottor Palermo dice che è stato deviato dai servizi, insomma, nei tanti libri che ha scritto. Volevo capire com'è un po' questa relazione, se potevamo Sì, saperlo. approfondire questo Grazie. passaggio. Grazie Giulio, gentilissimo come sempre. Allora, Allora, è in effetti, insomma, Carlo Palermo come magistrato, tra l'altro ha scritto dei libri adesso di successo, dove, insomma, fa vedere quali sono gli intrighi, le relazioni messe in luce. Com'è possibile? che posso dirvi, io non sono stato testimone, ma attraverso le azioni che ho condotto io, siamo riusciti a far incontrare Carlo Palermo e Rolando Pelizza. Si Ah, questa è una news. Ah, sono sentiamo. scambiati delle informazioni, Carlo Palermo ha fatto delle domande a Rolando Pelizza Sì. e non so, perché io non ho mai incontrato Carlo Palermo, Sì. ma sono gli amici in comune che abbiamo, non so che cosa ne abbia tratto fuori Carlo Palermo, e visto il grosso lavoro di studio, di analisi e di rimettere in ordine anche le informazioni che c'ha, probabilmente sarà lui a dire che cosa è avvenuto e come mai ha emesso quei mandati di cattura. E quasi quasi noi gli scriviamo a invitarlo qua a raccontarci la sua versione dei fatti. Chissà se insomma ci può raccontare qualcosa Se è che attina. disponibile sarebbe molto interessante, perché lui ha incontrato Rolando Pelizza, non ha fatto in tempo a rincontrarlo perché purtroppo la malattia poi ha portato È Rolando venuto a Pelizza. mancare. Bene, allora Leni, se ci sei, hai il microfono aperto. Prova a parlare, vediamo. Dovresti accendere anche il tuo di microfono, naturalmente.
C'era ancora qualcuno che si stava prenotando, vediamo, stiamo andando rapidamente verso la conclusione dell'incontro, ce ne sono 2 ore e mezza, non abbiamo mai fatto un incontro così lungo, eh. Eccolo qua. Allora, Marina, proviamo con Marina, consenti di parlare Marina, poi chi altro c'era? Fabio, mi pare che voleva parlare. Fabio. Marina, prova a parlare, accendi il tuo microfono. Fabio di Fattore Evolutivo, prova a parlare, accendi il tuo microfono, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Ciao Fabio, allora guarda che Ciao. siete adesso, questa è una battaglia fra tecnici perché lui lavora nel campo della distribuzione dell'energia. La Allora, cooperazione, complimenti. non noi cooperiamo. Cooperiamo, cooperiamo, certo. Allora vi dico che ci siamo quasi incrociati perché io ero nel 2000, fino al 2001, ho praticato Piazza Poli, ero in Enel, per cui Ok. per un momento forse ci siamo Io un po'. stavo nella terza torre su Viale Regina Margherita. Eh sì, perché poi io sono passato altrove, insomma. Adesso mi trovo su un'altra, in un'altra società, sempre qui a Roma. Io nel Comunque, 2006 va bene, andiamo avanti, Fabio, va dai. bene, comunque, allora, una domanda veloce, 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 o più che altro una riflessione. Allora, io ho sempre sostenuto che questa macchina bellissima che ha appassionato anche me tantissimo, poi con Valente che ha riproposto tutto il meccanismo, che è andato a cercare i pezzi comprandoli qui e lì per non far vedere, insomma, i passaggi. Ma la cosa che io mi sono sempre domandato, ed è quella che poi avete citato più volte questa sera, è la parte spirituale. Quell'essenza che secondo me ha guidato anche in parte Majorana, perché anche lui si è fatto tradire un po' alla fine quando ha voluto anticipare l'esperimento, no? Con riportare indietro la linea del tempo dal punto di vista fisico. Quindi quella parte spirituale che poi aveva incarnato Alfonso, in realtà è quello che sta guidando questa linea gigante di questa energia che può fare tutto, può risolvere sotto ogni punto di vista il fatto sia energetico che Etico e anche morale degli esseri spirituale. umani. Esatto. Io credo che sia proprio quello il nocciolo del discorso. Finché non ritorneremo a praticare un vero e proprio esame di coscienza dentro ognuno di noi, non riusciremo a fare quel salto, che sarà anche un salto fisico, ma prima di tutto deve essere spirituale. Io lo dissi qualche sera fa con l'apparizione della Salette, quando la Madonna appare con un crocefisso che è vivo, tenaglia e martello dalle due parti che stanno a simboleggiare proprio questo. Cioè, la parte tecnico-scientifica non può essere separata dalla parte spirituale. Perfetto. Comunque, complimenti per la serata. È perfetto questo. Penso che a questo punto valga la pena di, così, diciamo, si rinforza un pochettino l'ottimismo che questa Sì. macchina sarà utilizzata, Sì. e sarà utilizzata come è stata progettata per il bene dell'umanità. Allora, l'entità spirituale che guidava Rolando Pelizza, Sì. dopo il 2006, la Sì. morte di Alfonso Salvi sembrerebbe sfumata, non è così. Cioè, ci stai facendo delle rivelazioni bellissime questa sera. Alfonso Salvi, dopo la morte, si è ripresentato a Rolando Pelizza e ha detto, perché la lettera scritta da Rolando Pelizza è ancora agli atti, leggo: Sì. dopo la sua morte, Alfonso apparve a Rolando e gli disse quanto segue. Scrivi quello che ti dico e guardati bene di non trasgredire, come qualche volta per tua volontà hai fatto, perché siamo alla fine. Hai terminato la quarta fase, anzi, il tuo maestro l'ha terminata con 8 giorni di anticipo, venendo meno all'impegno preso con te. Comprendo bene l'ansia di arrivare al termine,
in modo da poter usufruire dei benefici dopo tutto questo tempo. Ma così facendo ha solo allungato i tempi. Perché possa verificarsi quello che tanto gli sta a cuore, ora ha bisogno necessariamente di te. Avvertilo subito che non faccia nulla senza che tu sia presente. Ne va della sua vita. E poi riprende. Ora io ti dico, a parte tutto questo, sia la prima, sia la seconda, la terza e la quarta fase, per nulla al mondo dovrai impiegare questo strumento, perché le persone che governano il mondo non sono degne di usufruire di tale vantaggio. Per ora non sono pronte. Io avvertirò quando il tempo sarà maturo. Solo allora potrai impiegare questo strumento in tutti i settori. E allora, solo allora, il mondo avrà una svolta decisiva, sia morale che materiale, perché le persone saranno in grado di capire. Quindi ci arriverà il Prima tempo. parla delle persone che governano il mondo, Sì. la seconda, le persone saranno in grado di capire, cioè saranno intervenuti eventi tali per cui obbligatoriamente gli uomini avranno, uomini e le donne che vogliono vedere, avranno avuto le informazioni o i fatti. E questo andrebbe visto insieme a quello che Majorana scrive a Recami, che era il biografo ufficiale della famiglia, il 20 dicembre del 2000. Sì. Mi scuso con lei, egregio professore Erasmo Recami, mi scuso con lei per essermi permesso di scriverle queste poche righe non avendo avuto il piacere di conoscerla personalmente, ma solo tramite Rolando. Quest'ultimo mi aggiorna in merito ai suoi progressi nelle ricerche e nelle pubblicazioni che sta realizzando su di me e sui miei studi. Per la qualcosa colgo l'occasione di ringraziarla infinitamente. In data odierna ho fatto pervenire al mio collaboratore Rolando due lettere. La prima è indirizzata a lui, dove descrivo dettagliatamente la situazione a cui siamo arrivati e che ho pregato gentilmente di mostrare a lei, una volta letta, allo scopo di ricevere un suo parere. La seconda è la presente, indirizzata appunto a lei. Mi permetto di rivolgervi a lei come collega. Recami era un fisico che lavorava sia a Roma che in Brasile, Sud Sì, America. sì. È morto qualche mese fa. Allora, nel caso lei ritenga valido, allora, mi permetto di rivolgermi a lei come collega, chiederle un parere ed eventualmente un aiuto nel caso lei ritenga valido il consiglio che ho dato al mio collaboratore e che leggerà nello scritto a lui indirizzato. Faccio un inciso. Nella lettera, vedendo tutto quello che Rolando Pelizza stava pagando e la famiglia era coinvolta nei sacrifici, aveva mollato la spugna, non ce la faceva più a vedere le torture a cui era sottoposto e gli dice di mollare, di smetterla, di lasciarlo lì. Poi continua la lettera. Conoscendo molto bene il mio allievo, sono sicuro che dei miei consigli inerente all'abbandono del progetto non si curerà. Quindi la pregherei di provare a convincerlo per il suo bene. Se proprio non sentisse ragioni e volesse continuare, veda se, una volta letti tutti i documenti inerenti ai rapporti tra me e lui fino ad ora, ritiene opportuno pubblicarli per il bene futuro del nostro mondo. Sì. Quando parlo del futuro del nostro mondo, mi riferisco al surriscaldamento del pianeta, cosa che io avevo previsto già nel 1976, quando diedi a Rolando una relazione dettagliata sul tema e le sue conseguenze. Dai primi sintomi all'inizio del 2000 all'incremento del problema a partire dal 2010,
in seguito al quale è lecito aspettarsi delle vere e proprie catastrofi ambientali. Relazione che Rolando a sua volta consegnò al dottor Mancini, il quale in quel momento era stato incaricato dal governo di occuparsi dello sviluppo della macchina. Sì. La macchina in oggetto oggi è in grado di rigenerare l'ozono distrutto, semplicemente trasmutando l'anidride carbonica in ozono nella quantità mancante e l'eccesso in qualsiasi altro elemento da noi voluto. Ma le sue possibilità sono infinite. Ad esempio, essa è in grado di produrre calore illimitato senza distruggere la materia, quindi senza lasciare residui di nessun genere. Sì. Con la pubblicazione di questi studi, l'umanità verrà a conoscenza che, per la volontà di poche persone, apre una parentesi, comportamento che a tutt'oggi non riesco ancora a comprendere, chiusa la parentesi, sta perdendo l'opportunità di un futuro migliore. Certo. Questo Majorana, il 20 dicembre del 2000. Va bene. Allora, fermiamoci qua perché abbiamo fatto oltre, mi sa, infatti, oltre 2 ore e mezza di trasmissione. E non puoi non ritornare. Devi ritornare, tra l'altro mi hai detto che probabilmente ci sarà anche lo... No, anzi, non lo diciamo. Se poi c'è la possibilità di fare quella trasmissione di cui mi accennavi, la riserviamo come sorpresa anche ai nostri amici che con tanto... Allora, guarda, io non ho mai fatto una live su Telegram con quasi 400 persone, a un certo punto c'erano, perché comunque questo è il nostro routine di scorta quando ci bloccano il canale, una postazione di emergenza. Sono sicuro che non appena la metteremo sul canale, sul nostro canale ufficiale, questa sarà una di quelle live che esploderà in numeri pazzeschi in visualizzazioni. Quindi noi ci rivediamo, ti voglio ringraziare, faccio vedere anche a chi in questo momento ci sta seguendo, abbiamo il nostro canale, insomma lo facciamo vedere, il nostro canale principale Le Ali del Bruco è bloccato, domani questa live, domani, non fra qualche anno, domani la carico sul nostro canale di riserva. Io non so allora come sia stato possibile, voi sulla fiducia oggi praticamente, non... oggi sulla fiducia, senza aver caricato neanche un video, vi siete iscritti 1500 persone, più di 1500 persone in meno di 24 ore, perché io stamattina l'ho aperto sto canale. Quindi domani il primo video che andrà sul nuovo canale, il Bruco ha messo le ali, è quello della macchina di Rolando Pellizza e Ettore Majorana, ben raccontata da Piero Maravalli. Poi, appena scontiamo la condanna che ci hanno messo la pena, ci hanno inflitto la pena di 2 settimane, tornerò con una nuova ancora questo video e lo pubblichiamo sul nostro canale principale, insomma, dove ormai ci sono 32.000 iscritti, e lì sono sicuro che farà un botto di visualizzazioni. Lo metto dappertutto, adesso lo sparo tipo dappertutto, perché voglio che questa storia venga conosciuta il più possibile da tutti. Io Piero ti ringrazio, che ti devo dire? Sei stato prezioso, veramente una sorpresa da tutti i punti di vista. Sto svolgendo il compito che mi ha affidato Rolando Pellizza, perché quando il giorno 10 dicembre 2021 l'abbiamo incontrato per l'ultima volta, io, mia moglie e un altro amico del nord che mi aiutava perché era più vicino a lui nei momenti di necessità, e io gli ho chiesto che dovevo fare, lui mi disse, guardandomi bene negli occhi: loro vedono quello che tu stai facendo e devi continuare a farlo, ma non avere aspettative. Vai a rileggerti la parabola del buon seminatore. Benissimo. Sto continuando su questa strada, Francesco, e tu mi hai allargato le porte, me ne dai la possibilità di farlo. Qua hai le porte sempre aperte, quando vuoi venire sei uno di noi. Assolutamente. Anzi, noi siamo persone che possono in qualche maniera abbeverarsi alla tua fonte di conoscenza. Va bene, ragazzi, allora che dire, noi ci vediamo domani sera di nuovo in live su YouTube, sul nuovo canale Il Bruco ha messo le ali, ancora su Telegram, purtroppo ci vogliono 24 ore per abilitarci questa funzione, e poi ancora su in live qui sul canale Telegram, e come al solito
noi ci lasciamo con un grido di battaglia, tu non ti allontanare da là anche dopo la sigla, che voglio ancora scambiare due chiacchiere con te. Il nostro grido di battaglia, sono stremato questa sera ma va bene così, siate guerrieri e restate guardinghi sempre. Ciao, domani alle 21 ci vediamo per un'altra appassionantissima puntata, alla prossima.